chiuso. Chiuso? Già. Il dottore. Cosa c'è di nuovo? Forse non riuscirà a passare la notte. Faremo un'edizione straordinaria, vuol darci dettagli. Ci consentite di fare delle fotografie? No. Voglio Mr. Dyke, vostro padre... Ho sentito tutto, dottor Crane. Che figlia è più dura del padre. Va fuori. Ma signor Dyke, fuori, io... Fuori, fuori. Oh. Miei dottori. Oh. Oh. Come stai, papà? Questa cosa mi divora il fegato. Hai visto quell'articolo nel giornale d'Albany? Quel tipo non accetta ordini, licenzialo. Già fatto. Brava figliola. La Casa Bianca ha chiesto notizie. Ah, era suo dovere. Se quei repubblicani non mi avessero tradito, lui non sarebbe alla Casa Bianca e morirei presidente. Beh, non ci pensiamo. Che altro? L'ostrità. Quel buffone. Vuol rilevare i giornali, conservando il mio nome come bandiera, dice lui. Ma resto io, Sam. I giornali non li avrà nessuno. Ehi, una volta ti odiavo perché eri donna. Ho sempre desiderato un figlio come me. Ma tu vali più di qualsiasi figlio. Un corpo da donna col cervello di un uomo. Il mio cervello. Noi alla Casa Bianca ci arriveremo. In un modo o nell'altro. Il Partito Repubblicano mi deve questo. Ricordatelo. Non lo dimenticherò. Brava, la mia figliola. Gli uomini sono deboli, vanitosi, sognatori. Non ne posso più. Non ne passa più. Le donne hanno più senso pratico. Finché non si innamorano, non diventare mai sentimentale, Kay. Non temere. Allora, addio, cara. Penso che sia la fine. D'ora in poi sarai tu il capo. Mi mancherai, Sam. Tu saprai fare anche da te. E falli filar dritti, sai? Falli lavorare sodo. Non entrate. Ma signorina... Chiamate la polizia! Presto, l'ufficio del signor Hawkinson, per favore. Prima porta a destra. Grazie. Salve, Scilla. Addio, Cariddi. Buondì, mare di parole inutili. Che vipera. Vi abbiamo cercato dappertutto. Vi annuncio. Un momento. Chi c'è dalla domatrice? Salito dalla scala di sicurezza. Elegante? S'occupa di politica? Ed è del Partito Repubblicano? E poi? E vi è sembrato anche preoccupato? Tutti sono in pensiero oggigiorno. È Jim Canover, annunciatemi. Spike McManus. Fatelo entrare. Se avessi avuto il vostro numero, vi avrei comunicato chi sarà il prossimo presidente. Lo so, Truman. Troppa grazia, Sant'Antonio. A dopo. Sì, lo so. Oh, buongiorno, ciao Jim, che c'è di nuovo? Spike, dovete dimenticare d'avermi visto. Hey, boys, the freedom of the press. Almeno ricordate che il mio nome è Canover. C-A-N-O-V-E-R. Mi chiamate Caravan Carnival, fuorché Canovar. Non gridate, ancora non vi ho chiamato. Basta con gli scherzi. Jim, voi sapete bene che i repubblicani sono ad un punto morto. No, non lo so, davvero? Se lo sa anche il mio can barbone. Spike. Già, e mi ha anche detto che come al solito i nostri candidati si taglieranno la strada fra di loro e i democratici vinceranno la corsa. Noi questa volta avremo un ottimo cavallo fresco. Questo è come dire, signor Canovar, di cercare un buon puledro che tagli il traguardo. Jim, forse ho trovato l'uomo.
Già, sarà come gli altri. Sono Kate or Dai, che mi sbaglio difficilmente. Scusate, Kate, ma ho bisogno di vederla. Ne convenite? Ha! Nel prossimo articolo vi chiamerò San Tommaso. Basta, Spike. Avanti, avanti, Kate. Ditemi il nome. Innanzitutto è nato a Nevada. Non c'è mai stato un presidente dell'Oest. Ci sono americani anche lì. Due, viene dalla gavetta, ha venduto giornali, si è sudata alla scuola. Tre, buon servizio militare, pilota aviatore nella prima guerra mondiale, decorato da tre governi. Sì, solite storie. Quattro, cominciò a montare qualche aeroplano e oggi ha la più grande industria aviatoria d'America. Guardatemi negli occhi quando parlo. È il primo industriale che ha ammesso gli operai a partecipare agli utili. Non è stato mai minacciato di sciopero. Ha il lavoro in una mano e il capitale nell'altra. Vi interessa? No. È anche un bell'uomo? Le donne vanno pazze per lui, se lo volete sapere. Mi contento degli avanzi. E gli uomini? Questo è affare vostro. Carriera politica? Ha sempre odiato la politica, e questo è bene. E gli è venuta la smania di fare il presidente? Non ci pensa neanche. Voi dovete persuaderlo. Sarà sui giornali domani. Le nostre idee dovrebbero elevarsi come gli aeroplani. Potreste farlo eleggere presidente, Jim? Boh, non ho troppa simpatia per i dilettanti, ma se voi e Matthews capitate a Washington e bussate alla mia porta... È tutto il pomeriggio che sto cercando di parlarvi chiaro. Io non voglio essere presidente degli Stati Uniti. Forse è troppo poco per lui. Poco? No. Quando ero bambino, mio padre mi fece fare un viaggio di 2 giorni per vedere il presidente. Se vi eleggono, potrete guardarvi allo specchio. Già. E dopo che era passato, mio padre mi dette uno schiaffo. Gli chiesi perché e lui mi disse: così non dimenticherai il giorno in cui hai visto il presidente degli Stati Uniti. Bene, signor Canover, io ho ascoltato tutte le ragioni per cui dovrei aspirare alla presidenza, cioè nato dalla gavetta, amico degli operai e altre belle cose molto lusinghiere per me. Ma posso domandare a voi, politicanti di professione, almeno una buona ragione per cui io, Grant Matthews, dovrei presentarmi per il più grande lavoro del mondo quando ci sono 10.000 altri uomini che... Un momento. Intendiamoci bene. Io non dico che dovreste essere presidente. Avevo l'impressione che Kay vi avesse condotto qui per convincermi, non per essere convinto. Non fate i ragazzi e cerchiamo di lavorare in buona armonia. Insomma, non vuole il posto a cui molti uomini ambiscono. Stiamo sprecando il nostro tempo. È vero, Kay, sta perdendo del tempo. Io non mi interesso né di politica né di politicanti. E io non mi interesso da aeroplani. Così siamo pari. Però mi siete molto simpatico, signor Canavar. Ah, signor Matthews, scusate la mia curiosità. Vorreste spiegarmi una cosa? Il vostro discorso di Cleveland ha avuto un eco in tutti i giornali. Persino il New York Times ha esaltato le vostre qualità commentandole favorevolmente. Vi mettereste in tasca tutti i candidati. È così? Così, se è vero che non vi interessate di politica, vorrei sapere perché avete fatto quel discorso. Oh, un momento. Io posso interessarmi del paese senza occuparmi di politica. Oh, una sorpresa per Jim Canavar. Ah, sì. Questo non mi importa. Non dovete pensare che mi disinteressi del paese. Io l'amo l'America perché è stata molto buona con me. Ho cominciato con un cacciavite, una chiave inglese e 2 anni di scuola tecnica e ho creato una fabbrica di aeroplani. Avete mai volato? Ah, già, non vi piacciono gli aeroplani. Molto male, perché se io potessi farei una legge per obbligare gli uomini politici a passare per aria almeno 100 ore. Qui è un anno che siamo tutti per aria. La prima volta che sarete lassù, signor Canavar, guardate giù. Guardate giù a Pittsburgh, per esempio, cosa vedrete? Fumo. È vero, fumo. Delle acciaierie. Chilometri e chilometri di acciaierie. Ma vedrete anche qualche cos'altro. Fabbriche, fattorie, boschi, miniere, commercio, lavoro, capitale. Nessuna di queste attività potrebbe vivere da sola. Ed è lavorando insieme, con intelligenza e coraggio, che hanno fatto l'America. Questo è ciò che si vede dall'alto. E ora scendete a terra e entrate in un centro industriale come Cleveland. Cosa trovate? Minatori, contadini, boscaioli, uomini d'affari, operai. Sì, ci sono tutti. Ma tutti d'accordo? Neanche per idea. Sono tutti egoisti. Tutti a litigare. Facendo a gara chi munge di più. Ma in una mucca il latte finisce presto. Ecco quello che disse a Cleveland. Ed ecco perché sono sorpreso che mi abbiate cercato. Perché sorpreso? Perché voi politicanti, anziché cercare di unire il paese, state lavorando per dividerlo, per speculare sulla discordia. Agli operai promettete paghe alte e prezzi bassi. Agli industriali invece prezzi alti e salari bassi. Ai ricchi dite togliamo le tasse, ai poveri spogliate il ricco. Agli sfollati case a buon mercato, ai costruttori affitti sbloccati. Non mi ritengo un uomo superiore, signor Canavar, ma è tutto questo che mi tiene fuori dalla politica. Hurra!
Non ho inteso farvi un discorso, ma dirvi soltanto quello che penso. Vi serve a direzione. Signor Matthews, avete creato un ideale programma politico. Abbattete i politicanti. Interessante. Matthews, se siete veramente convinto di quello che ci avete detto orora, dovreste sentire il dovere di presentarvi. Devi presentarti. L'unico modo per fare qualcosa di buono è di entrare in politica. Entra alla Casa Bianca e metterai le cose a posto. Ma che, per entrare nella Casa Bianca milioni di persone ti devono dare il voto. Hai paura delle responsabilità? Non ho mai conosciuto la paura in vita mia e sarei certamente un buon presidente. Ed è per questo che accetto la vostra proposta. Oh, ora che questa è fatta, fermiamoci ad esaminare la situazione. Jim, che probabilità di riuscita credete che abbia il signor Matthews? Oh, non lo so, quella di qualsiasi americano oltre i 35 anni. Martedì Grant inizierà il giro dei suoi stabilimenti, così comincerà la propaganda, va bene? Ehi, un momento, io ci vado per affari e avrò molti problemi da risolvere laggiù. Grant, non puoi perdere quest'occasione, devi farlo. Da una parte devi pur cominciare. E Pike, voi l'accompagnerete. Da anni andate dicendo a tutti come si organizza una campagna elettorale. Ora vedremo cosa saprete fare. Oh, bene, vado subito alla Casa Bianca a dire a Truman di fare i bagagli. Beh, Nora, cosa c'è? Nora! Conoscete un certo Mac? Mac? Telefona da New York, si chiama Mac. Ah, Mac! Pronto? Sì, aspettavo la tua telefonata. Come? Ah, aspetta un momento, passa in un'altra stanza. Andate, penso io ad attaccare. Ah, mi dispiace, Spike, è un po' troppo piccanaso. Credevo che avesse fiducia in me. Quando siamo nella stessa stanza. Scusate, Jim. Prego, onorevole, rispondo al telefono. Non capisco. Se si parla di me come di un probabile candidato, il Partito Repubblicano deve essere proprio a terra. Il partito non è a terra, solo Canova. Se egli quest'anno non sceglie personalmente il candidato repubblicano, è meglio che diventi, scusate l'espressione, democratico. Siete in linea? Sì, attacco subito. Kay, posa l'osso. Cosa stanno dicendo? Ti ha fatto sorvegliare da qualcuno. Hanno raccolto delle chiacchiere su te e me. Oh, no. Ci sono anche dei pettegolezzi su Mary e un maggiore. Chi è Mary? La signora Matthews. Oh, un maggiore, dici? Come si chiama? Non ho capito. Almeno la ricerca. Un maggiore. Avete visto cosa ha scritto su di me quel cretino? E non è vero? Oi là, sono già le 5, Spike. Vi sarà difficile trovare un taxi più tardi. Se sono di troppo, potete dirmelo. Ve l'ho detto, no? Signor Matthews, potremmo finire il nostro bicchiere. Mi dispiace, Miss Kay? Jim, voglio dirvi che io e Grant abbiamo piena fiducia in voi. Grazie. In bocca al lupo di cuore, Grant. Miss Kay? No, è bene che rimaniate anche voi. Ho da dire ancora una cosa. Chiudete la porta, Spike. Volete sedervi? Naturalmente, signor Matthews, ho dovuto assumere delle informazioni sul vostro conto. Sembra che ci sia da ridire su voi due. Oh, c'è sempre stata della maldicenza su tutti i candidati, eccetto Hoover. Su lui non l'hanno fatta perché nessuno ci avrebbe creduto. Non possono dir nulla su di noi. Matthews ed io siamo due buoni amici, capito? Vedete, Matthews, mentre Miss Kay non è sposata, voi avete moglie e due figli. Beh, se considerate questo un motivo che possa compromettervi, non ne parliamo più. Cosa rispondete, Jim? Non sono affari miei, ma se fossero non vorrei vi si vedesse più insieme. No, aspettate. È come un difenderlo momento. Da una campagna di pettegolezzi. Posso dire una parola anch'io? Per me l'amicizia di Kay vale più di qualsiasi vittoria politica. È quello che volevo sapere, Grant. Ma Jim ha ragione. D'ora in poi non ci vedremo più. Oh, ero sicuro che avreste deciso così e sarete d'accordo con me che la signora Matthews abiti con suo marito. E vorrei che facesse con lui questo viaggio. Ma Jim! Fratello Canavero, grazie tante. Avete fatto finire la più breve campagna elettorale del mondo. Sentite, se mia moglie sapesse che avevi in animo di diventare presidente degli Stati Uniti d'America, non conoscete mia moglie, mi chiamerebbe Napi continuamente. Napi? Napi, diminutivo di Napoleone. Mi chiama sempre così quando mi monto troppo la testa, e succede spesso. Capisco cosa vuoi dire, Grant. Il mondo è pieno di mogli che cercano di tagliare le ali ai propri mariti. No, ok, non sei giusta verso Mary. Signor Canavar, non voglio che abbiate un'impressione sbagliata di mia moglie. Essa è una donna molto attraente e intelligente, ma un uomo tollera la critica fino a un certo punto. Se volete essere candidato, dovrete abituarvi alla critica. Già, l'allenamento fatto con vostra moglie vi servirà. Dobbiamo far cessare le chiacchiere, Matthews.
Gli americani vogliono vedere il candidato insieme alla moglie durante la campagna. È una tradizione americana, altrimenti potete abbandonare tutto. Vi avevo avvisato che non ero tagliato per la politica. Mia moglie non è uno specchietto per le allodole. Lo deve sapere. Dato il mio modo di vedere, sì. Quel che dico io. Giovanotto, ancora non mi sono deciso. Signor Canavar, voglio aggiungere una cosa. Non sono troppo sicuro che mia moglie sia disposta a trasferirsi qui. E tantomeno a viaggiare con me. Ma vi ripeto che sarei stato un ottimo presidente. Facciamo un balletto? Cosa c'è? Il senatore Folt che è qui. Ex senatore Folt. Ah. Al diavolo, cosa vuole questo fallito? Attento, può sempre essere rieletto. Sistematelo provvisoriamente in qualche posto. C'è solo la mia stanza disponibile. Vi lascio libera la mia fra pochi minuti. No, no, abbeveratelo per ora, ci penseremo dopo. Questi politicanti credono che la mia casa sia un albergo. Ritornando a vostra moglie, Matthews, dato che è maggiorenne, non sarebbe meglio che decidesse da sola? Grant sa regolarsi da sé, inoltre deve fare una telefonata, non ti ricordi? Oh, me ne ero proprio scordato. Il compleanno di mio figlio, posso chiamare? Certo. Grazie. Che numero è questo? 6530, no, l'altro. Questo? Appunto, grazie. Questo è il 6530. Vorrei parlare con Greenwood, Long Island. Sì, numero 247. Prego. Compio 8 anni. Grant, devi parlare a Mary. Lo vuoi? Voglio qualsiasi cosa ti sia utile. Invitatela a venire qui. Non c'è modo di essere eletto presidente senza che la moglie lo sappia? Pronto? Pronto, Swenson? Pronto, Buck, come va? Vuoi chiamare mia moglie? Cos'è tutto questo rumore? Ah, già, la festa, eh? Pronto? Pronto, Joyce? Come stai, cara? È mia figlia, ha 10 anni. Ah. Eh? Pronto, Gretti? Come stai? Bene? Tanti auguri. Beh, io non posso cantare, no? Eh? Ah, perché non... Gretti, pronto? Ah, pronto, Mary. Mary, senti, allontani i ragazzi dal telefono. Eh? Mary, io non posso cantare qui. E non chiamarmi Napi. Va bene. Canterò. Scusatemi. Buon compleanno a te. Buon compleanno a te. Faremo una campagna musicale. Buon compleanno, caro Granti. Ho un regalo per te. Eh? Stonato? Io non sono stonato. Senti, Mary, io sono qui a Washington e andrò a ispezionare gli stabilimenti. Mary, lascia Granti. Sì. Mary, senti, io non posso spiegarmi così per telefono. Dovresti venire qui. Sono da Jim Canovar. Canovar. Oh, è un certo tale. Io ti manderò l'indirizzo, Mary. Sì. Mary, allora verrai? Grazie, cara. Sì, sì, Greti. Sì, sì, lo so. Sì, Joyce. Addio, cara. Addio. Viene? Sì, sì. Viene, viene. Ma quando sarà qui le dovrò raccontare tutta la storia. E se cambiassi idea e volesse ritornare a casa, nessuno dovrà intromettersi. Siamo intesi? Strano mondo. Chi avrebbe detto che sarei stata proprio io a riavvicinarti a tua moglie? La politica fa fare questo. Avanti. Sei tu, Grant. Sembri di cattivo umore. Questa maledetta politica minaccia già di farmi dimenticare le cose più care. Dovrai spesso far conto che non esistano. Mary e i ragazzi non si meritano questo da me, Kay. Non sai liberarti da quelle catene, vero, Grant? Quali catene? Quelle invisibili catene della borghesia che hanno sempre legato gli uomini. Niente di tutto questo, Kay. Voglio che tutto sia chiaro e basta. Non voglio ingannare nessuno.
e tantomeno chi ha fiducia in me. E addio Casa Bianca. Sicuro addio Casa Bianca. Del resto era solo un sogno. Non è un sogno per me, Graham. Io credo in te. Sì, lo so, Graham. E so quello che sei per me. Ma siediti. Senti, Graham. Non supponi quello che sarebbe di me se tu fossi eletto presidente. Credi che io non sappia che alla Casa Bianca ci dovrà essere Mary? Questo non rende le cose più facili. Non preoccuparti di me. Sono io quella che dovrà sacrificarsi. Ma io non voglio questo da te, Kate. Lo devi volere. Devi trovare sgombro alla tua strada. Tu sarai un grande presidente. E se qualcuno soffre, se io soffro, non importa. Mio padre diceva sempre: la vita è guerra. Non contate i caduti. Senti, Grant, credo di conoscerti e so di amarti. E quando sarai alla Casa Bianca mi sentirai sempre vicina a te. Sei una brava ragazza. Avanti! Una conferenza? Ritornerò. No, entrate, Jim. Stavo uscendo per andare a fare 4 passi. Arrivederci. Quello è un grand'uomo, Jim. Sì. Un grand'uomo con pochissime probabilità. Ah? Kay, vorrei parlare liberamente. Coraggio. Dunque, senza più Roosevelt da combattere, con maggiori probabilità per i repubblicani, decisi di prendere in affitto questa casa per 2 anni e di rientrare nella politica. Mi hanno chiamato Dewey, Taft e Stassen per dirigere le loro campagne? Niente affatto. Puzzo ancora troppo di democratico, dicono. E così questa è diventata una pensione che ospita mediocri uomini politici. Poi dopo siete arrivati voi due. E io, il miglior cervello politico degli Stati Uniti, mi metto a fare la vaglia a un dilettante come Matthews. Un tipo che vede l'ambizione con un occhio e l'ideale con l'altro. Un tipo che dice di odiare la politica. Un tipo con tutta una famiglia sconquassata. Jim, vorreste diventare leader del Partito Repubblicano? Ok, darei questo braccio fin qui per diventarlo. Ma parlate sul serio? Su con la vita. Che avete? Diventate vecchio o sembra a me? Via questa pancia, su con la testa. Perché credete che vi abbia portato Grant? Perché so che siete il più abile politicante del paese. Grant è testardo, presuntuoso. Nel fondo di ogni uomo c'è un animale politico. Basta solo saperlo risvegliare. Se vince, comanderemo noi. Sì, ma noi ci presenteremo alla convenzione con una spaventosa minoranza. I comunisti hanno preso molti paesi, pur essendo in minoranza. Ma quest'uomo vi fa paura per come parla, si farà dei nemici. Ho messo Spike per contrappeso. Spike non gli fa nemmeno vento, quello. Jim, la mia azienda cerca un vicepresidente. Una specie di eminenza grigia per gli affari politici. Grosso stipendio e il rimborso di 4 anni d'affitto per questa casa. E così? Prendere o lasciare. Bene, l'orizzonte si schiarisce ora, eh? Ok. Tanto per mettere subito le cose a posto. Che cosa volete in cambio? Non voglio niente. No, piano. La gente che non vuole niente mi spaventa. Comunque, saprò disobbligarmi. Ricordate voi che cosa fecero a mio padre i repubblicani? E dopo la sua sconfitta sparsero la voce che gli aveva portato disgrazia il suo giornale. Così ho pensato che se potessi dare alla nazione e ai repubblicani il prossimo presidente, ne proverei molto più piacere che di veder cadere certe teste. Bene, se sono quelle che penso io. Lo sono. Organizziamo questa cosa. È l'uomo ideale. È la giusta combinazione di sincerità e di ambizione che piace agli uomini comuni. Essi lo credono dei loro e lui crede di esserlo. Ma sarà disposto a farsi manovrare da noi? È innamorato di me, Jim. Sì, potete condurre un cavallo alla fontana, ma potete farlo bere. Un momento fa avete osservato che Grant vede l'ideale con un occhio e l'ambizione con l'altro. Avevate ragione. Ma aspettate che il chiodo della presidenza gli entri nella testa e che veda la Casa Bianca con tutti e due gli occhi. Poi verrà. E anch'io. La Casa Bianca, quanta storia fra quelle mura. Pensate, tutti i presidenti dopo Adams hanno occupato questo nobile edificio. Va rimbiancata. Che cosa dite, signore? Che deve essere rimbiancata? Imbiancarla? Oh, signore, voi siete il tipo che imbiancherebbe anche l'alba.
Voi aggiungereste dei colori a un tramonto del deserto, o all'azzurro del mare, o anche al blu del cielo? Alla statua della libertà dareste forse l'orsetto? Siete certo di sapere chi vive in questa storica casa? Sì. Lo spirito di tutti quelli che hanno combattuto per la dignità umana. Mosè, Buddha, Confucio, Cristo, Paolo, San Francesco, Tommaso d'Aquino, Roger Bacon, Giovanna d'Arco, Martin Lutero, Platone, Omero, Dante, Shakespeare, Michelangelo, Pasteur, Newton, Galileo, Edison, Franklin, Lincoln, Washington, Jefferson, Chris Poetux, Lafayette, Garibaldi, Bolivar, Kosciusko. I martiri, i santi e i poeti. La civiltà passata e presente. La storia intera dell'uomo, la sua evoluzione da verme ad animale ragionante, la sua lunga ricerca di Dio. Tutte queste cose abitano in quella nobile dimora, ma sostengo che deve essere rimpiancata. Signore, posso offrirvi un bicchiere di birra? Con piacere. Potreste portare sulle mie valigie? Grazie. Controllate prima di stampare. Il resto della colonna? Jess, non sprechiamo troppo whisky con questa gente. Se è interurbana, la pagate voi, Spike. Signor Canova? Sì? C'è la signora Matthews. La signora Matthews, già qui. Ehi, Jim, e che credete? Lo farà questo viaggio? Ah, ma certamente. Jess, quel vassoio alla signora Matthews e metti lo champagne in ghiaccio. Sì, signore. E dove la porto? Nella stanza del signor Matthews. E prendi le sue valigie. La telefonata la pagate voi, eh? Tanto escono dalla stessa tasca, non vi pare? Io spero di non aver disturbato arrivando questa sera. Mi dispiace soltanto che non siate venuta prima. Oh, Spike, questa è la signora Matthews, il signor McManus. Oh, lo scrittore? Ha tanto piacere, signor McManus. E voi siete incantevole, signora Matthews. Posso aiutarvi? Non è in casa mio marito? C'è aria viziata per lui nella casa di Canova. Voi siete il signor Canova? Temo di sì. Gran uscito, non vi aspettava fino a domani. Ah, gli ho telegrafato. Il fatto è, signor Canova, che ero molto impaziente di fare questo viaggio. Oh, è la mia stanza? No, questa è di Gren. Ora penseremo a voi. Nora, bisogna cambiare stanza al senatore Fosdick. Ancora? Già, mettetelo nella stanza col signor Goffi. Ma lì c'è già il suo segretario. Il segretario? Dormirà sul divano. Oh, ma non importa. Grant e io possiamo stare benissimo in questa stanza. Qui? Ma certamente, siamo sposati. Ah, allora... A meno che tutto il Senato non dorma con Grant. No, no, lui è solo qui. Va bene, allora rimango. Dopotutto quel senatore è un isolazionista e vorrà restare isolato. Posso aprire le valigie? Grazie, lo farò io dopo. Questo è molto divertente. Così potrò vantarmi di essere stata dietro le quinte di Washington. Ma certamente. Il partito repubblicano c'è da 15 anni. Ma ora che abbiamo vinto al congresso, faremo un cambiamento anche alla Casa Bianca. L'avete detto, signor Truman? E sarebbe doveroso. Oh, sappiate che sono repubblicana, ma sono tutti i cittadini che eleggono il presidente, non il partito repubblicano. Vostro marito mi ha detto le stesse cose. Allora cambiamo argomento. Ci sarà chi parla meglio di Grant, ma devo ancora conoscerlo. Gradite qualcosa? Sono un ospite economa, signor Canova. Non bevo, grazie. Qui dentro siete un'eccezione. Si è sistemata? Ha già piantato le tende. A proposito, Jim, convinca pure tutto il mondo che non c'è niente fra me e Grant, ma lasci nella sua opinione la signora Matthews. Pensavo lo stesso anch'io. Lasciatemi finire. Voglio che lei sia contro di me e che combatta per lui. Così farà di tutto per farlo eleggere. Le donne. Allora, arrivederci, signor McManus. Oh, Nora. Arrivederci. Oh. Arrivederci. Oh, oh grazie. Oh. Signora Matthews, io ammiro molto vostro marito. Guardate. E che cosa avete detto? Che ho molta ammirazione per vostro marito. Oh, e come potreste non averne, signor Canova?
Sono certo che dopo i suoi discorsi tutta la nazione la penserà come voi. Green dovrà fare dei discorsi. Ah, sì, in diversi posti. Oh, povera me, poveri miei nervi. Oh, non per quello che pensate, perché Green fa dei discorsi veramente belli, ma è la folla che mi innervosisce. Credete che sarebbe male se rimanessi tranquillamente a casa ad ascoltare i suoi discorsi alla radio? Sì, forse gli nuocerebbe. E per quale ragione? Di un uomo che vuol diventare una figura politica, la gente vuol vedere anche la moglie. E sarebbe certo molto importante che voi foste con lui. Ah, capisco. Ecco perché Gren mi ha invitato a fare questo viaggio con lui. No, Gren vuole solo che l'accompagnate. L'idea di presentarvi al pubblico è mia. È una vecchia abitudine di approfittare di ogni occasione. Fate le cose troppo facili, signor Canavar. È bene che sappiate, forse lo sapete, che Gren ed io non siamo troppo in buona armonia. Non preferireste dare un'impressione diversa? Ascoltatemi. E parliamoci chiaro, signor Canavar. Questo esposto in pubblico che Grant e io dovremmo fare è forse inteso a far cessare qualche chiacchiera su mio marito e Kate Ordai? Si parla sempre male degli uomini in vista, ma se ci fossero delle chiacchiere di questo genere, questa sarebbe l'occasione per farle cessare. No, no, prego, posso telefonare? Certamente, fate pure. Grazie. Voglio ritornare a New York stasera, se possibile. Guardiamo l'aeroporto. 102-320. Grazie. Signora Matthews, credo che se un uomo ha la possibilità di divenire presidente degli Stati Uniti, debba essere aiutato. Presidente degli Stati Uniti? Sì, non credete che sarebbe un buon presidente? Sì, lo credo. Un ottimo presidente. Dunque occorre rinunciare a personali considerazioni. Dimenticate le vostre divergenze con Grant. E Kate Ordaic. E Kate Ordaic, dovete venire con noi da brava cittadina. Dovreste capire che non sono soltanto una brava cittadina. Sono anche una donna. Veniteci come donna. Come donna, no, non voglio fare da piedistallo. Quello che ho saputo stasera è stato un colpo per me, signor Canavar. Avevo sperato che Grant ci fosse finalmente liberato di Mr. Dyke. Sarebbe stato bello smentire tutti. E più bello ancora smentire Mr. Dyke. Avanti a tutto, signora, c'è l'interesse del paese. Per quanto vostro marito non abbia tutti i requisiti dell'uomo politico ideale. Io mi domando come qualsiasi partito possa appoggiarsi a lui, sapendo come la pensa. Dovrà essere la nazione a scegliere, so già quale sarà la scelta. Vi assicuro, signora Matthews, che vostro marito è un grand'uomo. Oh, in quanto a questo non c'è che dire. So bene che è un grand'uomo, come lo sapete voi. Ma il male è quando anche lui si accorge di esserlo. Sentite, non credete voi che Grant possa essere eletto presidente senza che se ne accorga? No, non intendo scherzare. No, no, mi è venuta in mente una cosa. Vostro marito mi fece la stessa domanda nei vostri confronti. Povero Grant. Dovrà parlare a Seattle? Sì, perché? Ci sposammo a Seattle. E ora dovrà ritornare come candidato alla presidenza. Ma non parlerà come candidato, no, questo è ancora un segreto. Il vero scopo di questo viaggio è di creare l'atmosfera. Ah, questo mi aiuta a capire una cosa. Che prima siete voi a scegliere e poi il popolo. Quando scelgo sono popolo anch'io. C'è un'interurbana, signor Canavar. Ah, grazie, Nora, posso da qui? Disturbo forse? No, 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 prego, restate pure. Pronto? Ehi, come state? Sì, dispiace anche a me perché avreste dovuto pensarci. Un consiglio, quello di cambiare tutta la campagna elettorale. Ma quanti polacchi avete là? Così tanti. Ma che non credano ai giornali, noi amiamo il loro paese e qui daremo molto denaro. Ah, la pensano così. Allora dite che la Polonia non avrà un soldo da noi. Ah, i democratici ci hanno preceduto. E allora promettete qualunque cosa, basta promettere. Ah, dovete ottenere l'appoggio dei reduci. Promettete anche la luna, capito? Sì. Beh, richiamatemi pure, grazie. Ah, scusatemi. Anzi, ve ne sono grata, perché mi avete dato il tempo di cambiare idea. Farò questo viaggio con Gren. Ah, vi ringrazio. È il primo vostro contributo alla più grande campagna elettorale della storia. A voi, mia cara, il posto più bello con vostro marito. Certo, è lusinghiero per una donna. Still, you did say loveliest. Se ne pensate delle altre, ditele liberamente. Non siate troppo sensibile alle frasi su misura. Signore, io ho sempre la testa sulle spalle. Questo viaggio farà cessare più di una chiacchiera. Perché? C'è ancora qualcosa che non so. Ma si stanno occupando anche di voi. Si parla di me? Di voi e di un certo maggiore. Oh,
Questa è una notizia che mi rallegra. E Edith Grant lo sa? Non quanto ne so io. Allora dovete dirgli tutto. Oh, no. Oh, speravo che ve l'avesse detto lui. E come avete fatto a saperlo? Io ho un servizio di spionaggio privato. Oh, l'avesse anche Grant? Ho trascinato quel povero maggiore dappertutto con la sola speranza che Grant lo sapesse. Ma questa notizia mi dà nuova forza. Vado a fare una nuova faccia alla nuova donna. Ah, anch'io mi sento un uomo nuovo e penso di offrirmi un bicchierino. Ah, signora, che ne direste di un po' di champagne? Ve l'ho detto che non bevo, signor Canavan. Il risultato sarebbe spaventoso. No. Vi ha detto Grant che in 4 mesi ci siamo appena visti? No. Ah, il nostro ultimo incontro è stato memorabile. Kay ha una speciale tecnica coi mariti delle altre donne. Lei lavora sott'acqua. Grant si era riscaldato quella sera. Cosa che del resto non gli dispiace affatto. Così pensai di riscaldarmi anch'io, cominciando con un martini. E che le avete detto? Oh, le ho messo le mani addosso e poi l'ho cacciata di casa. E così mi sono sentita meglio. Ma già, l'oliva nel martini fa quell'effetto. No, le cose bollivano già. Grant è un uomo dinamico, pieno di energia. Gli piace salire in cima alle montagne e fare il bello e il cattivo tempo. E ci riesce. Io sono forse troppo piccola per lui, gli sono d'intralcio. Perché sapete, io sono un tipo di donna tranquilla, signor Canavan. E mi piace restare a valle. E ho anche un debole per i bambini. Ne ho 2 a casa che sono un amore. Ah già, buon compleanno. Già, e così successe il guaio. Grant aveva voglia di scalare la montagna e io volevo restare a valle. Arrivò lei e gli fece da guida. Mm-hmm. Ora non so a che punto sono arrivate le cose. In che senso? Oh, ci sono 3 fasi per un uomo nei suoi rapporti con una donna. Prima la segue solo con gli occhi, poi coi piedi e poi con le ginocchia. Ora il guaio è che non so se Grant è ancora nella seconda fase o sia già nella terza. Jim! Mary arriverà stasera, ho trovato giù questo telegramma. Ciao, Grant. Mary, sei già qui, non ti aspettavo così. Non potevo più attendere. Volevo venirti Come incontro. Stai? Bene, anche tu vedo. E sono veramente contento che tu sia venuta. Avete pensato per la tarda? E resto qui con te. Qui? Signor Canovar, il governatore Dunn è arrivato. Ex governatore, quel vecchio piffero ha perduto anche il suo collegio. Dove lo mettiamo? E russa anche. È la malattia dei governatori. Grant, non potevo aspettare. Ho raccontato tutto alla signora Matthews. Beh, I'm awfully glad you came. Te l'avevo già detto, vero? Come stanno i bambini? Bene, ero ansiosa di vederti. Già, anch'io. Lo sai cosa ho fatto, Mary? Cosa, Green? Una passeggiata. E mi sono accorto di una cosa. Sono stata a Washington centinaia di volte in questi anni senza capirla fino ad oggi. Non è una città, è un'atmosfera. Vi aleggiano i giganti. Washington, Jefferson, Lincoln, Adams, giganti veri. Non appartengo al loro mondo. Io credo in te, Grant. Credo che saresti un magnifico presidente. Lo credi davvero? Non ho nessun dubbio. Questo volevo sapere da te. Soprattutto sei un uomo intelligente. E poi hai sempre cercato di conservarti onesto. Ho cercato. Beh, qualche volta hai preso la strada più corta per arrivare dove volevi. Ma devo dire che ne hai sempre provato un grande rimorso. Già, col tuo aiuto. E non chiamarmi Napi. Sì, Napi. Devi sapere, Mary, che io non avevo il coraggio di chiederti di fare questo viaggio, date le circostanze. E dissi a Canavar che dipendeva soltanto da te e che non avrei... Non occorre, Grant. Ho deciso da me. Sai, meritavi un uomo migliore di me. Beh, io vado a cambiarmi. E io vado da Jim per avere un'altra stanza. Non hai sentito? Dormono persino sui tavoli. Oh, troverò una stanza in qualche albergo. A Washington. Grant. Dovresti telefonare ai bambini domani. Ah, sì, io... Sì, domani, verso mezzogiorno, così saranno in casa. Ti ho portato gli arnesi da pesca. Oh, magnifico. Ti serviranno quando saremo a Seattle. Già, davvero. Forse potremo andare per qualche giorno a Vittoria. Non ci siamo più stati da quando eravamo...
In luna di miele. Già, è vero. Da quale stabilimento cominceremo? Da Minneapolis. Ah, e di che cosa parlerai? Ma io non parlerò là. Quello è il territorio di Stassen. Canovar ha pensato che sarebbe inutile. Buona politica, suppongo. E quali altre decisioni ha preso Canovar per te? No, un momento, Mary, l'ho presa io quella decisione. Sono io che devo prendere tutte le decisioni. Ho detto esattamente a Canovar come la penso, perché il popolo americano lo conosco meglio di lui. Grant? Eh? Non te la prendere, voterò per te. No, aspetta un po', voglio chiarire un'altra cosa. Sì? Ah, posso preparare il letto, signora? Sì, grazie tante. Per la colazione domani mattina basta suonare il campanello. Grazie. Ah, domani avrò una giornata faticosa. Mi dispiace di aver fatto così tardi. Non importa, vi aiuto io. Grazie. Mentre salivo è arrivato un altro ospite. Oh, pensa. E dove l'avete messo? In camera col signor Canovar. Povera me, come mi sento colpevole. Oh, non è il caso, signora Matthews. Una branda è anche troppo per loro. Vengono qui per approfittare del signor Canovar. Ma Nora. Oh, ma quelli che mettiamo qui sono ospiti di riguardo. Abbiamo avuto anche un democratico qui una notte. Oh, cara, mi dispiace che tu me l'abbia detto. Ma non era del partito di Roosevelt, però. Ah. Oh, ha lasciato questi occhiali, come ricordo. Oh, ma come sono venuti a finire qui? Mr. Dyke li ha cercati per tutta la sera. Mr. Dyke? Già, forse nella fretta di partire. Oh, so io cosa vuol dire perderli. Glieli manderò per porta. Conoscete il suo indirizzo, signora? È certo che sono di Mr. Dyke. Sì. Sono del tipo cinesi. Vedete? Oh, come sono strane le donne. Buffo, eh? Sì, buffo. Il signor Matthews conosce bene l'indirizzo. Grant, puoi venire qui un minuto? Nora desidera delle informazioni. Certo, vengo subito. Eh? Nora, cosa volete sapere? Mr. Dyke ha lasciato i suoi occhiali e volevo il suo indirizzo per rispedirli. 1276 Park Avenue. Volete che ve lo scriva? No, me lo ricordo. 1276. 76 è per l'anno della rivoluzione. E 12 i comandamenti più 2, bene. Buonanotte. 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 A che stai pensando ora? Perché se n'è andata? Se restava potevamo passare qualche giorno tutti insieme. Cosa stai facendo? Mary, non fare sciocchette e rimetti a posto questo letto. Pensa che in questa casa eravamo gli unici a dormire comodi. Non puoi passare tutta la notte per terra, senza contare che anch'io non chiuderei occhio pensando a te. Buonanotte, signor Presidente. Vorrei dire vicepresidente. Vi ripeto che è indispensabile sostenere quest'uomo. Dobbiamo far presto, ma dobbiamo stare attenti. In questa lista ci sono degli uomini malviti. Come Blumen, il re del doppio tuo. Già, si è buttato con Dewey. Dirà che gli va bene. Ma appoggerebbe anche il diavolo se li tornasse con. Sì, un momento, l'interurbano. Teniamolo presente, eh? Pronto, Sam. Come andiamo, Costanzo? Smettete di stare in pensiero perché abbiamo trovato il tipo giusto. Un nome nuovo. Odia la politica. Cosa? Solo per quei quattro gatti dell'Arizona? Assolutamente no. Sta bene, aspettate notizie. Che ne dite di Trenley? No, non ci si può fidare. E perché no? Che ne dite, senatore? Non mi piace Trenley e non mi piace questa storia. Perché? L'appoggio del gruppo Thorndike non mi piace. L'appoggio dei giornali Thorndike nel vostro stato vi farebbe rieleggere. Voglio contare su me stesso, Jimmy. Buonanotte. Com'è venuto qui quello? È onesto. Dimentichiamoci di lui. Sì, cancellalo. Che ne dite di Sylvester di Philadelphia? È buono, un bravo uomo.
Che c'è da ridere? Mi chiedevo dove dormirò alla Casa Bianca. Oh, quando saremo là saprò stare al mio posto. Greg, sei ancora nella seconda fase o sei già nella terza? Che vuoi dire? Non importa. Vuoi divorziare? E tu? Greg, vuoi rispondere alla mia domanda? Il mondo mi crede un uomo fortunato, ricco, influente, felice. Invece non è vero, Mary. Sai che non sono né felice né fortunato, né come uomo né come marito. Vuoi sapere qualche cos'altro? Mi piace stare qui vicino alla terra. L'ho capito questa sera quando abbiamo parlato di ritornare a Vittoria. Mary, non potrei dirti come quegli occhiali si trovavano qua, ma è meglio così. Volevo dirti che era stata Kay a portarmi qui, ma avevo paura che saresti ritornata a casa. Ci sono momenti nella vita in cui l'uomo scorge l'eterno. Tu me l'hai letto, ricordi? Ho avuto dei momenti così, Mary, due volte. Una mentre ero in aeroplano. Quando la terra, il cielo, io e l'aeroplano sembravamo fonderci in qualche cosa che sarebbe vissuto in eterno. Un altro momento è stato oggi, Mary. Quando ero solo con tutti quei grandi uomini. Essi furono felici, Mary. Sai perché? Avevano una causa per cui morire e alcuni sono morti per essa. Io non ho nessuna causa, Mary. Nessuna causa per cui morire. Essere primo sugli altri è poco per vivere degnamente. Troppo poco. Vincere i concorrenti non è uno sfotto. Forse meglio... meglio rinunciare all'assurda idea di Tanavar. Senti, Mary, facciamo questo viaggio soltanto per noi due, senza pensare alla politica. Ti va? E quando torneremo sarà tutto più chiaro e onesto fra di noi. Vuoi? Bene. Hai risposto a una sola domanda. E cioè? Che non sei ancora nella terza fase. Io vi ho servito, signor Matthews. È una cosa perfetta che esalta, convince e commuove. Cos'è? Il discorso di Seattle, il capolavoro di Vettorica, se mi permettete. E chi lo farà? Voi, naturalmente. Credevo avessero cambiato idea e che foste voi il candidato. No, io mi conservo per il 52. Allora conservate anche il discorso. Ma senti che idea. Non capite perché mi hanno mandato con voi. È per impedire che vi arrampichiate sui rami. Ma sono lì i frutti più maturi. Dove? Sui rami. Brava! Va bene, allora non volete essere presidente. Preparatemi dei bambini da baciare, al resto penso io. Se volete, conosco anche delle belle ragazze. Ehi, padrone, abbiamo visite! Oh, Rossi e Joe! Joe Crandall, il direttore del nostro stabilimento di Cleveland. Guarda, ci saluta! Rossi e Joe invitano le bracconere. Prendo il comando. Grazie, non volete mica portarlo voi? Devo imparare una volta l'altra. Dammi qua. Glielo faccio vedere io adesso.
Ma siete pazzi! Se volete un consiglio, è meglio che vi leghiate stretto. Perché? Fate quel che vi si dice. Se avete la dentiera, levatevela. Rossi è un acrobata e Grant non vuole essere da meno. Già, ma vorrei arrivare a Seattle. Ci stupidano. Ci fanno i solletti. Già, si ritornano che lo soffro molto. Prendete voi? Oh! Ecco qua, lascia me. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sentite bene con questa trasmittente? Poco, sento poco. Avvicinatevi, avvicinatevi. Siete troppo lontani, avete paura? No, padrone, ma sapete volare? Sì, quanto volete scommettere? Avete un dollaro? Non occorre. Pensate di vincere? Possiamo vederlo anche subito, se credete. Va bene, accettato. Ehi, siete legati? Sì. Tenetevi. Si nasconde. Eccolo! Già che una passione doveva averla, poteva averla per il pianoforte, come un normale presidente. Coraggio, Letti, coraggio! Oh, oh! C'è, Spy, fate pure. Ehi, ragazzi, è tutta lì la vostra abilità? Alla fine scasseremo tutto. Lascia, l'ho costruito io. Speriamo che le ali reggano. Speriamo bene. Ci sono sempre? Ho paura di guardare. Date le tavi, salvate. Non cambiamo discorso. Bene, ancora 5 dollari a chi arriva prima a terra. Per meno di 10 non mi scomodo. Preparate il denaro. Questa volta sono persi. Che succede? Ehi! Cosa? Quel diavolo si è lanciato! Tenete, mi lancio anch'io! Grey! Oh, ragazzo mio, sono contento di vederti! Sedete qua! Cosa ne pensate di quel pilota? Mi sono divertito un mondo! Mi ha schiarito le idee! Ah! Grant, non credi che sarebbe... Non c'è niente da fare, ho una scommessa di 10 dollari. Sì, ma non credi che... Che fa? Ci siamo. Riducete il motore sinistro. Salutatemi, Carovan. Grant! Mary, è caduto. Avete guardato se aveva il paracadute? Già, il paracadute. Thank you.
fatto per $10. Si è aperto? Si è aperto? Si è aperto? Sì, si è aperto. Bene, ora sì che vinceremo le elezioni. We're running it. Well, we need a few laughs. Ah, bene, che dice la stampa? Un'altra guerra? Ehi, Jim, democratico o repubblicano? Potete entrare, signor Canover. Grazie. Non vorrà mica fare il presidente. Può darsi. Vanno bene, pubblicateli. Chi è tutta quella gente? Sono i direttori dei miei giornali. Qualcuno mi ha riconosciuto. Siamo in balla, Jim. Vedete questo? Oh. Ah, l'adesione alla mia propaganda è strabiliante. If I throw my head in ring, does my head go with it? Graham Matthews, bene, bene. Cominciano ad abboccare, eh? Sembra di sì, ho ricevuto dei rapporti. Sono veramente sorprendenti. Altre novità? Questa, che entusiasma tutte le folle. È una novità. Ha fatto breccia in tutto l'Ouest, compresa Los Angeles, che però è una città molto facile. È l'interno che dobbiamo... Lo so. Oggi a Vichita parlava agli operai. Stasera a Detroit agli industriali, va bene? Tengo le dita così, se va bene là siamo a cavallo. Che cosa pensano di lui i vostri amici? Ah, sì. Anche di questo vi voglio parlare. Lotterbach ci starebbe. Beh? Ce lo vorrete appoggiare, eh? Sì, ma se porta molti delegati. Anche Hardy. Li tirate fuori di sottoterra, Jim. Sono quelli che lavorano perché hanno fame. Va bene, Jim, anche Bill Hardy. Grazie. Fateli entrare. Sì, signorina. Jim, mettetevi qui. Buongiorno, Mr. Dice. Buongiorno. Buongiorno, scusate se vi ho fatto aspettare. Conoscete il signor Canova, il nostro consigliere politico? Signori. Prima di tutto, voglio ringraziarvi per il bellissimo lavoro che avete fatto. Nel passato non sempre avete seguito i miei consigli, considerando che io sono una donna e non ancora sessantenne. Vi ho convocati oggi qua per dirvi che questa volta non ammetto deviazioni alle mie istruzioni. Voglio che la convenzione repubblicana sia sabotata. Ma così faremo il gioco dei democratici. Voi lavorate per i miei giornali e i miei giornali hanno il loro candidato. Voi dovrete sostenere questo candidato. E per sostenerlo dovrete far sì che i suoi principali avversari siano in lotta fra di loro. È chiaro? Voglio che Dewey sia contro Taft, Taft contro Vandenberg, Vandenberg contro Stetson e tutti loro contro Eisenhower e MacArthur. Adoperate qualsiasi mezzo per raggiungere lo scopo. Create degli scandali e se non potete... Io non ho niente contro il vostro candidato. Sappiamo chi è, sono disposto ad appoggiarlo, ma con mezzi onesti. Non posso fare più di questo. Signor Bradbury, se lavoraste per un altro giornale, sareste più felice? Sì, credo che lo sarei. Allora potete andarvene. Nessun altro? Decidetevi. Se non siete d'accordo con me, potete andarvene tutti. Voi siete una pazza come vostro padre. Vogliate accettare le mie dimissioni? Anche le mie. Va bene, andatevene tutti. I direttori come voi non valgono niente. Sì? Interurbana per il signor Canover. Ah, sarà Frater per informarci di Grant. Salve, che c'è, George? Ah. Un momento, ma non è possibile. Ha perso gli operai. E io voglio sapere una cosa, che ci sta a fare Spike? Non so. George, sentite, George! Ha attaccato. Cosa c'è? Secondo Brother, Grant ha perduto gli operai. Sì? Spike, che è stato? Gli operai l'hanno abbandonato. Ma non siete proprio buono a niente voi. Ad un certo momento non l'ho potuto leggere più. Come organizzatore fate schifo. Ma non avete corretto prima il testo. No, ma l'aveva avvisato. Che gli operai erano sobillati contro di lui. Lei gli disse di non ascoltarmi e di seguire la sua strada. È stata sua moglie? No, il gatto di casa. Avete sbagliato donna questa volta, ecco. E ce l'ho mandata io. Di che cosa parla stasera a Detroit? How would I know? I lost my Ouija board. Vi ho detto che non potevamo fidarci di quel tipo. Ma se perde l'industriale come ha perduto gli operai, perderà anche me. È colpa di quella donna. Lo spinge ad essere sincero più del necessario. Jim, andate a Detroit più svelto che potete. Jim verrà subito laggiù. Siamo all'hotel Cadillac.
Avete commenti da fare sull'articolo dei fondi di oggi? Signor Matthews, qual è la tesi del vostro discorso di stasera? Mi dispiace, signori, ma siamo in ritardo. Il signor Matthews farà una conferenza stampa dopo il discorso. Dovete farvi la barba? No. Oh, i miei piedi. Oh, le mie orecchie, con quelle sirene. Niente più scorta di motociclisti, Spike, non li posso sopportare. Va bene, ci penso io agli angioletti. Scusi, dove devo mettere le valigie? Scegli la tua stanza. Paese magnifico, la polizia che aiuta a infrangere i limiti di velocità. Oh, ma questa è una bella stanza, mettete pure di qua. Mandate subito su un barbiere, per favore. Mary, leggi questi. Dopo, in un'ora dovete essere pronto, dovete mangiare, vestirvi, farvi la barba ed ascoltare mezza Detroit. Oh, questi sono magnifici, Grant. Si complimentano tutti del tuo discorso. Yeah. E pensa che sono scritti da umili lavoratori. Che mangiate? Tutto fuorché carne. Già, se no viene la gotta. Pronto servizio? Ehi, fanciulla, se non sei svelta ci rimetti i dolci, eh? Ah, a questo non sono piaciuto. E chi è? Il segretario del sindacato lavoratori. Ho aperto il radiatore e la finestra per cambiare aria. Ah, bene, sì, bravo. Pronto? Servizio? Grazie. Volete mandarci subito qualcosa da mangiare? Ah, un momento. Uova? Uova? No! Niente uova. Grant, chi è Georgina? Non lo sai. No? Verranno molte persone a parlare con il signor Matthews. Fatele aspettare al 24° piano, salotto verde. Grazie tanto. Con il barbiere. Dopo, grazie. Ehi! Oh, per il signor Matthews, entrate. Buonasera. Buonasera. Bene, hai letto? Guarda che articolo per il presidente, l'hai letto? Oh, signor Matthews. Il discorso di Vichita ha dato il segnale. Dai, lui voleva dissuadermi. E facevo bene. Te lo dicevo io di parlare chiaro. Così vogliono sentirti parlare. Aspetta, sentirai stasera cosa dirò agli industriali. Oh, Grant, se sono onesti e amano il paese, ti daranno ascolto. Vuoi sapere una cosa? Credo che questo ghiaccio ti faccia bene. Veramente? Non avresti diritto di essere così graziosa, l'età tua. Oh, Grant. Ma sai che all'aeroporto ho provato una sensazione stranissima? Quale sensazione? Signor Matthews, io rappresento 800 membri della Lega per l'abolizione di tutte le tasse. Il governo dovrebbe guadagnarsi il denaro da sé, come tutti noi. Abolizione di tutte le tasse. Non c'è giustizia nei nostri Stati Uniti. Non c'è giustizia. Somiglia a tuo fratello Dick. Che dicevi, Grant? Eh? Che sensazione. Ah, oh, sai, ieri, mentre eri all'aeroporto sotto la luna, il vento dell'elica ti arruffava i capelli e il vestito... Devo prendere le altre valigie. Sì, certo, andate. Continua, Grant. Parlami ancora. Ero rimasto? A quando il vento le soffiava addosso il vestito, mannaggia la Mary. Era meglio se sposavo un barbiere. Mary. Mary, quello che volevo dirti era... Ehi, è ora che vi prepariate. Chi deve venire? Mi piacete, Spike, ma qualche volta siete di troppo. Troppo tardi per chiedervi scusa. Ah, vorrei dormire una settimana. Ah, ma voi farete il presidente? Ma questa non è una soluzione. Come? Dico che non è una soluzione. Cioè? Voi, facendo il presidente. Avete una soluzione migliore? Mia moglie se l'ha. Vostra moglie? Sicuro? Ieri sera ha detto, Pasca, tutti gli uomini che sono nel governo dovrebbero essere messi in prigione. Dico io, Maria, cosa dici? Sei una rivoluzionaria? Dice lei, state zitto. Lo sai perché non abbiamo pace? Perché non abbiamo donne a governare. Dice, metti due galli insieme, cosa succede? I galli non hanno cervello, litigano. Metti insieme 15 galli, cosa succede? 15 liti, ma metti 15 galline insieme, cosa ottieni? 15 uova. Lite al congresso, dice lei, lite a Londra, lite in Francia, una lite qua, una lite là. Perché? Perché non ci sta una gallina a governare? Così volete diventare presidente? Questa non è una soluzione, vostra moglie. Ah, questa è una soluzione. Oh, mannaggia la Mary. Grant.
signor candidato? Signor Presidente? Sì? Avete visto? Ho fatto uno strano sogno. Già, è il destino di tutti i candidati. In piedi, Matthews, c'è una visita illustre. Jim! Ciao, Jim, cosa fate qui? Grant, sono venuto a portarvi le ultime notizie. Prendete la soluzione di mia moglie. Che dice? Vorrebbe che Mary facesse il presidente. Oh, sciocchezze! Nessuna donna accetterebbe mai. Dovrebbe ammettere di avere più di 35 anni. Vedo che la politica vi giova, state molto bene. Ah, sì, mi sento bene. Bravo, sono contento. Speriamo che lo siate fino in fondo. Gino, potete star molto con Grant. C'è tanta gente che vuol vederlo e che sta per arrivare. Volete leggerli? E così? Di che cosa parlerete stasera? Come sapete, questo è l'ultimo discorso. Riassumerò un po' di tutto. Beh, finora com'è andata? Oh, bene per quelli che la pensano come lui. Ora devi cambiarti, Grant. Sì, sì. Mentre vi vestite, vorrei dare un'occhiata al discorso di stasera. Non ho preparato il discorso. Seguirò soltanto degli appunti. Ho chiuso il radio. E la finestra, ho capito benissimo. Buonanotte, sareste un ottimo ministro delle finanze. Buonanotte. Se volete leggere qualche cosa, c'è questo articolo di fondo. E tutti questi telegrammi? Ah, questi no. Vengono solo dal popolo. E vi sembra poco? Sì, non ce ne sono di personalità politiche. E Grant, farai tardi. Senti, quando sarò presidente non mi spingerai più così. Ve l'ho già detto, avete proprio sbagliato donna. Maledetta. Nel nord e lungo la costa erano già tutti con lui. Poi ha parlato a Vichita e... Ha fatto molto danno. Forse abbiamo perso i lavoratori. 30 telefonate dopo il discorso. Beh, a New York penserà che io a raddrizzarlo, a lei darà ascolto. Ma non so come faremo stasera. Di che avete paura? Non so, ma lei è troppo allegra. Credo che l'arrivo di Jim sia segno buono. Avrà paura che qualcuno gli prenda il suo posto. Sì, ma non devi dirgli su che cosa parlerai. No, perché? Ma non mi piace che Jim sia piombato così all'improvviso. Eh? Non sottovalutate quest'uomo, Jim. Riesce a far brillare gli occhi a tutti quelli che lo ascoltano. E anche se lo frenate, percorrerà ugualmente la sua strada. Non intendo frenarlo, ma tenerlo in carreggiata. Lasciate che morda il treno. Alla fine la spunteremo noi. L'ambizione alla presidenza gli farà certo seguire i nostri consigli. E come lo sapete? Direi che si sente già immortale. Aspettate che lo richiami un po' alla realtà. Sì, è anche nel suo interesse. Ehi! Spike! Che c'è? Addirittura tempo di musica. Oh, Green, non chiudete la porta, per favore. Verrà molta gente. Va bene. Oh, mangiate per me, Jim. Voglio andare a ricevere i caporioni e dite a Grant che sono loro che votano. Che nobile concetto ha della crociata, sai, vero? Nobiltà di concetto adeguata allo stipendio. Non verrò al banchetto di stasera per non dare nell'occhio. E cosa dirà il nostro oratore? Ho un'idea. Hello? Hello? Avrete una radio da mandare qui subito al 2419? Molte grazie. Devi essere bravo. Stasera Jim ti starà ad ascoltare. E cielo! Siete voi, signor Matthews? Sì. Voglio stringervi la mano. Allora. Il vostro discorso è stato magnifico. Grazie. Il migliore che abbia mai detto. Emil Grisby. Grazie. E sono contento che la pensiate come noi. Qui? Sì, da tempo. Ho ereditato il posto da mio padre, il vecchio proprietario. Sposato? Sì, quattro figli. Mi rallegro. Un po' troppi per questi tempi. Sì, è vero, avete proprio ragione. Parlate chiaro stasera, signor Matthews, parlate chiaro. State tranquillo. Grant, se volete ripassare il discorso, leggetelo a me. Vi farò sentire il principio. Signore e signori del Consiglio Industriale di Detroit, qual è il più grave problema che oggi tanto preoccupa tutti gli americani? Quello di mangiare. È un problema anche quello. Grant, vi stanno aspettando. Mi attende anche la salsiccia. Già, ma le salsicce non votano. Si tratta dei contadini, dovete parlare di vacche, burro, formaggio e maiali. Ma che cosa me ne intendo io di maiali? Venite di qua, da quelli che vi aspettano, Grant. Oh. E ricordatevi che quelli votano. Li vado a prelevare e torno subito. Ebbene, qual è la situazione nell'Unione? Quali notizie vi hanno dato su Grant? Ho ricevuto dei rapporti su di voi. Sono ottimi, me ne congratulo veramente. E devo aggiungere una cosa, che mi sono divertita moltissimo. Jim, Grant ha un gran pregio. Non cercate di portarglielo via. Quando è ubriaco fradicio di sincerità, la gente non gli resiste. E voi gli resistete? Oh, la nostra unione è strettamente politica. Stasera Grant vi ha dato qualche sguardo non del tutto politico. Voi siete scapolo, vero Jim? Sì, teoricamente. Se foste sposato, accusereste certi sintomi. E per esempio, ecco,
Grant una volta si accorse che non volevo essere chiamata Maisie. Mi arrabbiavo. E lui mi chiamava sempre Maisie per farmi rispetto. Ora, la povera Maisie non esiste più. Ah, ancora una cosa. Quando tornava a casa mi trovava spettinata e mi dava degli sculaccioni e... Fatti subito a pettinare, diceva. Da molto tempo non se ne accorge più. E niente sculaccioni. Forse è una sciocchezza. Eppure, credete, darei qualsiasi cosa pur di riceverne uno. Ritornerà a chiamarvi Maisie e a sculacciarvi. Beh, cosa hai detto ai contadini? Confesso che dopo tutto quello che ho detto dei maiali mi sento colpevole a mangiare questa salsiccia. È come mangiare il proprio amico. Ah, siete già tornato. Venite a conoscere i capi dei sindacati. Ma non sapete farli aspettare? Eh sì, lasciatelo mangiare. Ma non è facile. A buon conto ho messo i moderati di qua e gli estremisti nell'altra stanza. Metteteli insieme, poi me li sbrigo io. Ma Grant, non sapete ancora che quelli si mangerebbero fra di loro? Che storie sono queste? Dite a quei signori lì dentro che ora entreranno i loro avversari e che io parlerò a tutti insieme. Grant, vi state cacciando nei guai. Non mi importa se avete la testa nelle nuvole, ma dovete pensare anche ai voti. Sentite, Jim, quei signori li organizzano gli scioperi più ingiustificati. Se riesco a convincerli di volgere le forze delle masse che hanno in pugno verso scopi più elevati e di abbandonare le ambizioni e gli arrivismi... Potremmo avere due voti. Tu è questo che sono venuto a parlarvi. Il vostro ultimo discorso ha raffreddato i leader degli operai. Lo so perché ho parlato con loro. Che cosa ho detto? Io ho detto che il dilagare degli scioperi si ritorce a danno dei lavoratori e della nazione. Non sapete ancora che difendo gli operai? Ma sì, tutti siamo per loro. Ma per quello che avete detto, i leader si sentono accusati di aver provocato l'approvazione della legge contro gli scioperi. Niente da fare. Perché? Sono furiosi di trovarsi sotto lo stesso tetto. Diventerò pazzo. Attento a quello che si chiama Mac. Ora facciamo la contromanovra. Jim, come potete dire che Grant offese i lavoratori? Al suo ultimo discorso i lavoratori non facevano altro che applaudire. Le masse contano e non contano, sono i loro capi che scelgono il candidato. Ma non volete che Grant sia un buon presidente? Mary, un buon presidente è quello che si fa eleggere. Un po' li ho persuasi. Ci sono ancora? E con un umore alquanto nero. Jim, voltatevi. Volete accomodarvi, signori? Riuscirebbe ad unire anche le Nazioni Unite. Aprite! Aprite! Dov'è Grant Matthews? Ah, e chi siete voi? Io mi chiamo Sam Petrich, segretario del comitato per il banchetto, amico intimo di... Oh, Mary! Sam! Bless your heart, you're just as pretty as ever. Vi mangerei con gli occhi. Come Jim Canaver, vecchia volpe. Ah, come va? Cosa fai qui? Ascolta, sei l'unica persona in Detroit che sappia che sono qui. Aspettatevi fuori voi, eh? Ebbene, che cosa succede qui? Ehi, perbacco, avrei dovuto saperlo. Jim, sei fantastico. Pronto a venire a Washington per venderti l'idea che alla Casa Bianca abbiamo bisogno di uomini come Grant e tu mi hai preceduto. Dov'è Grant? Ha un momento da fare, viene subito. Ah, sempre. Grant! Quando le mura ha cominciato a tremare ho capito che eri tu. Ancora vivo? Sì, ancora vivo e anche loro. Per quattro avversari sono al medesimo tavolo a bere un bicchiere di birra. Sotto la giurisdizione di chi? Del barista dell'albergo. È tutto pronto per questa sera, sai? Bene, a quel banchetto ci sarà più denaro di quanto ce n'è nella zecca. Mary, dovete cominciare a preparare lo sgombero per trasferirvi alla Casa Bianca. Non sono mai stato tanto felice in vita mia. Sembra che sia venuta la volta nostra. Ascolta il mio discorso questa sera prima di fregarti le mani. Come sarebbe a dire? Tempo fa a New York, Grant e io ci prendemmo a proposito della riduzione delle tasse e dell'inflazione. Di ciò parlerete stasera? Oh, non conoscete Grant, parla come un radicale. Ma chiunque riesce a far tanta strada come lui sarà sempre un buon americano. Beh, ci vediamo più tardi, eh. Ah, senti, un consiglio. Dai un buon colpo ai lavoratori stasera e avrai un successone. Perbacco, Mary, presto mi vanterò di conoscervi da tempo. Voi chi siete? Io mi chiedo. Non importa, non importa. Aspettate, aspettate. Oh, Mary. Vai, lasciate stare. Sta bene, ma muoio di fame. Volete farmi diventare comunista? Che gusto avrà una salsiccia calda? Volete che organizzi io la vostra campagna? Sta a me scegliere. Certamente, Grant. Ma se volete che lo faccia, devo sapere che cosa direte stasera all'industriale.
Va bene, Jim, me lo dirò. Dirò che loro gridano molto addosso agli estremisti, ma fino a che pensano a guadagni forti invece che a produzioni forti, fanno proprio il loro gioco. Sono l'alta produzione a abbattere i prezzi. E se vogliono i prezzi alti? Allora vogliono l'inflazione. L'inflazione oggi è la miseria di domani. E una depressione negli Stati Uniti è esattamente quello che gli estremisti aspettano da tempo. Non vogliono sentire queste cose. Dovranno sentirle. Ma vanno a sentirsi dire che il capitalismo è minacciato, che se non sopravvive è perché gli uomini come loro non hanno il coraggio e l'immaginazione di farlo sopravvivere. Ma non potete parlare così, li avrete tutti contro. Bene, con ciò li avrò contro. Mi sono sgolato con i lavoratori sui loro errori e i loro diritti. Ebbene, questa sera mi sgolerò con gli industriali. Dite qua, Jim. Saprete come lo so io, che ci saranno uomini al banchetto che stanno cercando la depressione in modo da potersi mettere sotto i piedi i lavoratori. Suppongo che vorrete parlare anche di una possibilità di riduzione delle tasse. È meglio che non ci preoccupiamo tanto delle tasse finché non avremo fatto delle cose ben più importanti. Dirò che la nazione più ricca del mondo è un insuccesso se non è anche quella più sana, capite? Questo vuol dire una maggiore assistenza sanitaria a coloro che guadagnano meno. E la stessa cosa dicasi per le case che in questa nazione difettano come dappertutto. E dirò anche che il sogno degli americani non è solo il denaro. È il benessere e la libertà individuale in tutto il mondo, dalla Patagonia a Detroit. Non possiamo essere un'isola di abbondanza in un mare di affamati. Dobbiamo inviare grano, vestiti, macchinari agli amareggiati e impoveriti popoli del mondo. Occorre dar loro nuova speranza e far nascere il desiderio della libertà individuale. E dirò che finché al mondo ci saranno delle dittature è assolutamente necessario rimanere armati. Perché la prossima volta non avremo 2 anni per prepararci. Ci assaliranno all'improvviso. E dirò anche che c'è un solo governo capace di ottenere il controllo atomico, il disarmo totale, il lavoro per tutti, la pace per tutti, e cioè un governo mondiale. I popoli di 13 stati hanno fatto gli Stati Uniti d'America, no? Ora, i popoli di altrettante nazioni sono pronti a creare gli Stati Uniti del mondo. Con o senza la Russia. E io intendo gli Stati Uniti del mondo con una costituzione, una legge internazionale, un sistema monetario, una cittadinanza internazionale. E dirò anche che l'idea della fratellanza non è solamente un sogno idealistico, ma una vera necessità se l'uomo vuole sopravvivere. Tirò. Dove andate? Vado a prendere una boccata d'aria, poi me ne torno a Washington. Ti trattate il raso? Well, if you're gonna climb out on a limb like that and sort off behind you. Vi lamento che deve essere la convenzione a nominarvi candidato. Sapete quanti voti ci vogliono per la nomina? Circa 550. Pensateci. Avete già spaventato i lavoratori e se stasera spaventate gli industriali siete finito. Jim, dovevo sapere come la penso. Ve lo dissi fin dall'inizio. Devo essere in regola. Nomina o non nomina. Sta bene, ma non qui, non stasera. Non quando dovete parlare alla radio. Sì. Ditelo quando sarete a Nebraska, a Oklahoma. E per voi, Jim. Vado a vedere che succede di là. Pronto? Oh, come state? Dove siete? Salgo subito da voi, eh? Scusate un momento, Grant. Torno subito. Volevo dirvi che anche in cucina aspettano tutti il vostro discorso, signor Matthews. Oh, bene, bene, Emil. Grazie tante. Laggiù dicono che voi non siete uno dei soliti politicanti. Voi non lo siete, signor Matthews. No, Emil. Oh, lo sapevo. Parlate chiaro stasera, signor Matthews. Mi dispiace che Jim sappia quello che dirai stasera. Lo so, ma questo non cambia la mia opinione. Non lo modificherai? Oh, non so. L'unica obiezione di Jim è che quello non è l'uditorio più adatto. Ma avrà ragione. Non importa che abbia ragione o no. Devi dire soltanto quello che senti e quello che pensi. Non è la risposta che volevo. Grant, ricordi quando facesti la più grande impressione sugli operai? Fu quando dicesti che la vera ricchezza del mondo non era nel carbone, nel ferro, nei conti in banca. Erano i principi di integrità e di onestà. Semplice, spontanea, sana, chiara onestà. Ti ricordi? Debbo cambiarlo o debbo lasciarlo stare? Grant, il mondo ha più bisogno di gente onesta che di presidenti. Sta bene. Andiamo, Spike. Prendi il martello. Andiamo. Aspettate un minuto, Grant. Per il vostro discorso, alcuni uomini in gamba di Washington hanno preparato qualche cosa da dire. È gente molto pratica. La pesante mano del controllo burocratico deve essere tolta dalla gola degli industriali, ma è uno scherzo. No, perché? L'industria non è un criminale, non può essere trattata come tale. Le manette del governo...
Ma, Jim, questo è doppio gioco. E quello vostro è un gioco pericoloso. Volete o non volete, per Dio, essere presidente? Sì, voglio essere presidente. E allora lasciate che vi faccia nominare. E non è meglio che sia il popolo a nominarlo? Ma il popolo non ha nulla a che fare con la nomina. Il popolo si limita a dare il voto ai candidati già prescelti per la presidenza. Ma chi sceglie i candidati sono i delegati alla convenzione del partito. Capito? Voi dovete prima di tutto presentarvi alla convenzione. Ma se vi inimicate i delegati repubblicani, dove andate a pescare la maggioranza dei voti necessari? Usate la vostra testa, dovete presentarvi alla convenzione senza nemici, è qui la strategia. Nomino, non nomina, io voglio che sappiano come la penso prima di darmi il loro voto, caro Jim. Oh, Grant. Abbiate pazienza, Grant, c'è un'altra delegazione. Oh, no, dite che non ci sono. Non posso, vi vedranno uscire, sono importanti, vi aspettano. Devi riceverli, Grant. Sì, sì, mi dispiace subito. Vado a sparger fiori sul cammino. Mary. Ascoltatemi bene. Se Grant perde gli industriali, perde la probabilità di entrare alla Casa Bianca. Deve accettare un consiglio professionale. Jim, lasciatelo stare. Sta cercando di dire la verità come la vede lui. Non importa se sarà presidente o no. Non importa. No, non così tanto. Io lo conosco più di voi e lo amo. E vi dico che se lo fate venire un compromesso, voi lo ucciderete. I compromessi non sono per lui. Non sarebbe più il Grant Matthews di prima. Mary, siete una madre e una moglie meravigliosa, ma non avete alcun senso politico. E come moglie e madre, voglio dirvi che Grant non ha bisogno di politicanti come voi. Voi cercate di rendervi indispensabile per poterlo rigirare come volete. Io so come la pensate, Jim. Voi e Kate Ordai. Ma Emily, il cameriere, l'uomo che elegge i presidenti, ha già capito chi siete. Vi hanno usato da un miglio lontano. Avanti. E lasciate che dica la verità. Avete trovato un uomo onesto e non lo volete capire. Eccovi la radio. L'ho dovuto prendere da un'altra stanza. Sì, accendetela. Vogliono tutti sentire la radio stasera. Davvero? Sì, c'è una trasmissione da Hollywood. Canta Bing Crosby. Pronti? L'ascensore aspetta. La cravatta, Grant. Arrivederci, Jim. La borsa! La borsa, dov'è la borsa? Ce l'avete in mano. Ah, già, è vero, eccola qua. Venite pure di qua a sentire. C'è la radio. Cosa combinerà? Andrà bene. Siete sicura? Siete stata poco con lui. E Mary anche troppo. Ma è bastato dirgli le cose che voleva sentirsi dire. Solamente a una domanda non ho saputo rispondere. E cioè? Ha domandato che differenza c'è fra il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. Ma guardate un po' che domanda per un candidato alla presidenza. Ma c'è un abisso. Loro al potere e noi no. Bene, vedete che cosa vuol dire? Questi sono diversi da quelli degli operai. Se facevate a modo vostro, eravamo tutti spacciati. Ehi, Brock dal Missouri e Tannebohan dal Colorado. Anche quelli là hanno lasciato la barca che faceva. Avevo miei avversari. Ma non lo sono più, guardate qui. Lauterbach mi fa la sviolinata. 30 delegati vuol dire. Beh, fanno comodo anche questi, eh. Guarda qui, Mary. 2 ministri e 7 sottosegretari. Ma non sono del popolo. Per piacere, Mary, non parlarmi del discorso di ieri sera. Questi telegrammi mostrano che Jim aveva le sue ragioni. Sa il fatto suo. Se voglio arrivare ad essere utile al popolo, devo pure avere i delegati che mi nominano. Emily, il cameriere, che avrà pensato? Aspettava tanto il tuo discorso. Mary, abbi fiducia in me. Voglio essere presidente. Conosco l'America. La conosco profondamente. Conosco il rimedio necessario contro ciò che sta minando la nostra unità. Perché ne conosco la causa. La paura, nient'altro che paura. Paura dell'avvenire, paura del mondo, paura del comunismo, paura di perdere. Perché non hai fatto quel discorso ieri sera? Ma perché voglio essere eletto? Lasciami ora carezzare gli ambiziosi e i mestatori che mi fanno comodo per la nomina. Se dopo le elezioni sbaglierò, potrai sempre dirmelo, cara. Ti darò ascolto, ma ora lasciami stare. Non ci sarà più niente da dire. Fino a ieri sera credevo nella tua buona fede, avevi un programma del coraggio, il popolo era con te. Ma adesso non più. Tutti sanno che sei cambiato. Non sono cambiato. Ehi, padrone, sono di nuovo qua. Oh, oh. Jim, state per diventare un uomo saggio e vecchio. Facciamo un'altra scommessa? Ehi, padrone, vogliono perdere altri $10. Ti arresti che sono occupato. E che non perdo tanto tempo per aria quando ha da fare in stabilimento.
Via ragazzi, c'è burrasca. Mi sento sollevato, ma anche disilluso. D'accordo, Jim, ho preso la mia decisione. Da oggi darò ascolto a voi. Parlerò all'Otterbach, giocherò a palla con tutti quelli che mi aiuteranno per la elezione, chiaro? Sì. E il denaro non conta, spenderò $1,000,000 se occorre. Noi faremo grandi cose. L'Otterbach è a Washington? Sì. Chiamatelo. Grant, non va contro il blocco dei contadini, è troppo potente. Ma io non faccio misteri, Jim. Io sono anti-zucchero cubano, anti-cottone messicano, anti-carne argentina, anti-grano canadese. Insomma, contro le importazioni. Ma siete per qualche cosa? Sì, sì, sono per Notterbach. Come voi siete per... Grant Matthews? Già. Quanti delegati ci potete portare? Portare nessuno. Io li influenzo. Quanti ne potete influenzare? Dipende. E cosa volete per impegnarvi? Nominare il ministro dell'agricoltura. Ah, avete sogni di grandezza. Volete il mio appoggio? E lo pagheremo. Potete approvare la nomina, ma non farla. Va bene, d'accordo. Diritto di veto. Va bene. Avete parlato a Bill Graham, Phil Murray e John Lewis? No, ma parliamo di voi. Which isn't easy, because I don't like you, Bill Hardy. Ne vuoi a me? Basta con queste storie. Quanti iscritti avete? 900,000 nei sindacati da me controllati. Importante questo. Hanno tutti diritto al voto. Volete trattare con Jim? Sono lieto di essere utile a Jim. Allora avanti. Potete contare sui delegati dei nati all'estero? Lasciate fare a me e vedrete. Questa gente non vota mai per qualche cosa, vota solo contro qualche cosa. È una conseguenza delle loro delusioni. Il gioco è di giocare sulla miseria, far sperare giorni migliori, farli votare come te. Sì, riuscirete, siete una donna potente, ma il prezzo? Protezione, larga protezione, a me e ai miei amici. Per me siete tutti uguali, o repubblicani o democratici. Ho bisogno di un po' d'aria, pensateci voi. Sì, già anch'io ho bisogno di ossigeno. Ecco i manifesti ed ecco la pubblicità per la radio. Ne parleranno tutti i giornali. È la più grande pubblicità che sia stata fatta. Radio, televisione, documentari, giornali, riviste. Non serve il denaro se non si spende. Perché la trasmissione non la facciamo a casa sua? Una conversazione intima col candidato. E perché non con la moglie e con i figli? Sarebbe più completa. Non vorrete lasciar fuori Mr. Dyke? Che intendete dire? Non cascate dalle nuvole, c'è una certa voce in giro. Ridicola storia di vecchie zittelle. Che voce? Kator Dyke e Matthews, se ne parla spesso. Guardi, sono sorpreso che crediate ad una storia simile. È per non crederci che vi chiedo degli schiarimenti. Io intendo che tutto sia legittimo. Lo credevo devoto alla famiglia. Credetemi, non c'è niente, ve lo direi. Perché dovrebbe mentire? Non fatemi certe domande. Vi dico che Kator Dyke è un'amica di famiglia. Lei e la signora Matthews sono così. Prenderà parte alla trasmissione? Ma sicuro. Che interverrà? La signora Matthews l'ha già invitata. Ah, sarò contento di incontrarla, non l'ho mai conosciuta. Su, 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 al lavoro, c'è ancora molto da fare. C'è la signora Matthews, Spike McManus. Oh, siete Spike, già. Entrate pure. Buck Swenson, sono il maggiordomo io. Scusate il mio abbigliamento. Questo accade ogni sabato. I ragazzi coi loro pacchi per l'Europa. Oh già, e anche voi contribuite al... Già, tenetelo stretto, sennò parte per la traversata atlantica. Chiamo la signora Matthews. Vado su a mettermi in costume da bagno, sennò i ragazzi mi portano via anche i pantaloni. Buondì, che succede qua? Il sabato dell'Europa, dicono i ragazzi. Allora, mentre siete occupati a nutrire il mondo, ci sarebbe un caffè per me? Sono tre notti che non dormo per quella trasmissione. Mi pare che cerchiate qualche cosa di più robusto. Ah, avete indovinato in pieno. Chi è quello che mi ha aperto la porta? Va? Oh, è il peggior maggiordomo del mondo, ma è il tipo più simpatico. È stato il primo lavoro duro di Grant. Una volta cercò di licenziarlo, ma ha dovuto rinunciarvi. A proposito di tipi, come stanno Canova e compagni? Poco, prego.
O ha da fare cercando amici influenzati e vorrei dire comprandoli. No, non voglio crederci, non si possono comprare i voti di un libero popolo. Mary, secondo Canovar, gli ignoranti, i pigri e i pavidi non hanno diritto alla libertà. Spike, dite. Ma tutti i repubblicani sono come Canovar? No. Ah, meno male, se no diventavo democratica. Sarebbe lo stesso. Anche i democratici hanno il loro Canovar, è un guaio. Ma beviamo ad un paese senza Canovar. Beviamo pure, ma ditemi una cosa. Quale? Chi ha cambiato Grant a Detroit? Detroit, è così lontano. Oh, Spike, vi prego, perché Grant ha cambiato quel discorso all'ultimo momento? Oh, non preferite sapere che un giorno dirigerò un giornale di provincia così dirò quel che voglio. Sapete che la maggior parte dei giornali esce nelle città piccole? Già. Là è l'America, già. Signora, là è la libertà già. Di stampa. Ecco il genere va di cosa bene, che piace. Va bene, Spike, più ci pensi meno capisci il motivo che vi ha spinto a venire fin qui. Mary, è sorta una grave crisi. Una grave crisi? A che proposito? La trasmissione. Oh. Si racconta tanto negli ambienti repubblicani e democratici che una sera avete bisticciato con Kate Ordike e l'avete buttata fuori di casa. Già. Non smentire questa diceria sarebbe di grave danno per Grant. Questa è la verità, come si può smentire tutto ciò? Oh, il modo ci sarebbe, basterebbe invitare Kate alla trasmissione. Qui? Dentro la mia casa? Uh-huh. Vi fotograferemo insieme per mostrare a tutti che è anche un'amica vostra. E lo sa Grant di questa storia? No, non ne sa niente. È di Canovar quest'idea. È proprio degna di lui. E se voi... Mamma, non abbiamo più cioccolata. Cioccolata? Ne mettiamo in ogni pacco. Spike, questa è mia figlia Joyce, il signor McManus. Ciao. Ciao, tu non ce l'hai della cioccolata da darci? No, non ne ho. Vai a chiederla a Bart, forse ce n'ha. Bart! Non voglio. Mamma! Mm? Ehi, mamma! Sì. Siamo fermi, mamma. Sono finiti i libri illustrati. Anche i libri. Già, li mettiamo in ogni pacco. Questo è il signor McManus, Grant. Ciao. Avete dei libri illustrati per i fatti? No, no, io. Può averne, un giornalista troppo importante. Oh, no. Anch'io ho i miei vizi nascosti. Oh, bello. Questo non l'ho letto. Vai di là, caro. Sono dei bei bambini. Sì, e sono anche molto buoni. Rispondete a Canovar di no. Che se per lui è un palcoscenico, questa è ancora una casa per me. Quella donna poi infetterebbe anche un palcoscenico. Allora niente? Assolutamente no. Ho concesso a Canovar la casa per farci la trasmissione. Gli ho concesso tutto quello che voleva. Perfino di usare i miei bambini. Ma non gli permetterò di turbare quel po' di tranquillità che mi rimane ancora. Anche se so che distruggono Grant, lo stanno tagliando a pezzi finché non ci rimarrà più niente. E ora vogliono perfino che inviti qui quella donna a posare con me. No, no, mai. Non subirò questo. Inoltre sappiate che quel giorno sarà l'anniversario del nostro matrimonio. Capisco. Rispondo no a Canova. Va bene, glielo dirò. E le mie scuse, signora. Questo solo alle persone alle quali voglio bene. Dottor Dyke, buongiorno. Dov'è Mary? È su che prepara i ragazzi. Faccio gli scongiuri per stasera. A lei penso io. E Grant? Ah, è andato a presenziare la chiusura di una riunione di suoi sostenitori e dovrebbe tornare subito. Ah, venite, voglio mostrarvi qualcosa mentre aspettiamo. Dite, vi piace? Radio, 200 stazioni in collegamento. Televisione, 2 macchine per la diffusione in tutta la costa occidentale. Il quartetto negro che canterà la canzone della campagna di Grant. Una banda completa, luci, fotografi e tutti gli accessori, compresa la tappa. Magnifico, Spike, veramente magnifico. Non potevo fare di meglio per uno che voleva diventare presidente. Oh, Brink, che c'è di nuovo in trasmissione? Ho sentito parlare di cambiamenti. Quelli là dentro hanno già fatto almeno 3 modifiche. Possibile che Matthews non sappia quel che vuole. Blink Morgan, direttore della radio, Mr. Dyke. Piacere, cosa non va? Ah, non ci badate, ha mal di fegato. Se aveste sempre fra i piedi i politicanti, verrebbe anche a voi. Il signor Matthews non è un politicante. No, io me ne intendo, è della stessa razza anche lui. Andiamo di là, credo saremo tra amici. Coca-Cola? Quando si nomina il diavolo, sono lieto di vedervi, temevo che arrivaste tardi. No, ho atteso troppo questa serata. Hardy vuol conoscervi. Hardy? Mr. Dyke. Piacere. Scusate se sono in abito da sera. Anzi, è una sfida alla borghesia, fotografiamoci insieme. Grace, mi rallegro per come gli irlandesi hanno avvocato all'amo. Grazie. Martini per lei, molto secco. Mary, sa che c'è Kay. L'ha invitata. Vi siete mai trovati in un ciclone? No. Vi ci troverete stasera.
veleno le darei. Con voi al fianco nessuno ci potrà accusare di essere per i capitalisti, vero? No. Oh, Buck, stasera vengono anche il giudice e la signora Alessandra. Sapete fare un Sarazak? Un Sarazak? Sì. Già una specie di bomba atomica. Sì, a scoppio ritardato, ma non la provate, vi brucierebbe anche i vestiti. Lei beve solo questa, in quanto al giudice beve sempre bourbon. Ah, sai che non crediate che dimenticherò la vostra lavorazione. Ministro del Tesoro, sono modesto. Non sta sbilanciato, Matthews, con questo discorso. Va bene per tutti gli usi. Tiene i piedi in 10 staffe. Un paio di mesi fa brancolava meno. Che gli è successo? Ah, Spike! Adesso. È arrivato. Spike! Spike! Ah, più tardi, lo faremo dopo. Eccomi qua. Tutto è a posto? Tutto, mancano solo i fuochi d'artificio. Oh, Blink, hai cronometrato il discorso. Sì, è lunghezza normale. Che botta di scherzo è questo? È uno scherzo, andiamo, amico. Che avete, non vi sentite bene? No, sto bene, voglio solo garantirmi dalle sorprese. C'era gente? Sì, ma fredda, quasi indifferente. Beh, sapete, non sempre il buongiorno. Sì, lo so, si vede dal mattino. Ci sono tutti? Sì, sono in biblioteca. Oh, Sam Parrish ha telefonato che arriva. Il giudice e la signora saranno qui fra poco. Arrivano sempre dopo l'apertura del bar. Già, torno subito. Ehi, papà, vuoi sentire il nostro discorso? Mamma l'ha sentito proprio adesso. Perché sei vestito così? Sto bene, e suono anch'io. Di chi è questa idea? Tua, Greg. Ah. Oh, ciao Mary. Ah, bene, bene. Adesso state lontani da me questa sera, non combinate guai. Oh, Mary, io capisco la tua difficile posizione qui e apprezzo anche il tuo sacrificio. Ti ringrazio. Oh, sciocchezze, Gren. Spero che tutto vada come sì, desideri. Quasi dimenticavo, sono per questa sera. Non speravo se ne ricordasse. Ricordare che cosa? Oh, già, l'anniversario. Oh, ho sbagliato. La Ragnaga, sono quelli che fuma giù in Canada. Kay è venuta? Sì. Dov'è? In biblioteca. Ebbene, andiamo. Sapete una cosa, Stai? Che cosa? Per dirla con Canavar, darei il braccio destro fin qui per un bicchierino. Oh, no, Mary, vi prego, non bevete. Se c'è una cosa che non vogliamo è l'eccesso di franchezza. D'accordo, Spike, sarò buona. Mammina, come sei bella. Grazie. Il mio tappeto. Ora propongo un brindisi alla bella signora che prima fra tutti ha scovato Greg. Grazie, Jim. Come stai, Mary? Sei stata gentile ad invitarmi. Ciao, Kay. Arrivi a tempo per un cocktail. Grazie. Sei molto carina, stasera. Mary sarà la più bella presidentessa che ci sia mai stata. Oh, facciamoci una bella fotografia, ecco. Via i bicchieri. Scusa se ho tardato. Guardate a scendere. Da questa parte, eh? Un bel sorriso. I miei figli non avevano mai assistito. Va bene, scattate. Ah, questa era buona. Prima d'oggi una trasmissione e sono molto eccitati. Mary, Bill Hardy. Oh, signor Hardy dei sindacati, piacere. Scusate se sono in abito da sera. Sono contenta che siate vestito così. Gli uomini sono così pigri per cambiarsi. Lotterbach. L'agricoltore. Tanto piacere. Grant parla bene e voi siete deliziosi. Grazie, molto La signora Drafters. Ah, signora Matthews, dovreste farvi vedere di più coi vostri figli. Gli stranieri amano i bambini. Non solo loro, credo. Oh, per carità, Grant, non cominciamo a parlare di politica. Avrai una serata monotona. Oh, no, la politica è nuova per me, ma mi interessa molto. Sarebbe più giusto dire mi interessa, ma è molto nuova per me. Jim vuol dire che non ho, grazie, l'abilità di nascondere quello che penso. Ma imparerete, spero. Pericolosa speranza, Jim. Voi siete diventati professionisti solo perché gli elettori sono rimasti dilettanti. Eccoli qua. Allora beviamo. Salve, giudice, sono McManus. Vi ricordate di me? Sì, sì. È un grande piacere incontrarvi, signore. Mi presento a mia moglie. Molto lieto, signora. La signora Matthews, il giudice e la signora Alessandra. È un onore essere qui, signora Matthews. Sono io che avrò il compito di insediare vostro marito alla Casa Bianca e che ho il piacere di promettervi sicuramente il voto di almeno 6 stati del sud. Nelle elezioni? No, gli stati del sud sono democratici. Io parlo di voti alla convenzione del partito repubblicano. Posso influenzare i delegati, non il popolo. Oh, bene, a più tardi, giudice. È stato un gran piacere rivedervi, signore. Oh, grazie. Ma chi? Oh, è un giornalista, un amico di mio marito. Bourbon per voi, signore. Mi avete letto il pensiero. Commetto che non indovina cosa voglio. Ah, sarà già, credo. Oh? Amor mio, tutti conoscono i tuoi gusti oramai. Sapete fare un Sarazak? Io credo. Allora, se lo crede soltanto, lo preferisco preparato da te. Sicuro, piccola cara. Di qua, Giulia. Sono molto contenta che stasera siate tra noi, signor Alexander. Ma temo che vi annoierete perché noi donne staremo in minoranza.
quando vado dagli amici repubblicani del giudice, io sono sempre in minoranza. E tengo a dire subito all'ospite che mentre Jeff è un repubblicano, io sono democratica. Oh, ma parlate liberamente. Da quando ho sposato Jeff, ne ho sentite di tutti i colori, dai repubblicani e dai democratici. Gradireste un martini? È un'idea. Oh, salve, Grant. Buonasera. Credevamo ci avete piacere di aver fatto tardi. Pronto per lo spettacolo, signor Presidente? Salve, Bill. Scusate se sono in abito da sera. Ho visto benissimo. Grant. Salve, giudice. Salve. Oh. Non volete bere quella roba, vero? Dovete parlare alla radio. Mary, dovresti sapere Grant, meglio di me che... Ti presento la signora Alexander. Signor Matthews, che bell'uomo. Siete la prima buona ragione per votare per un repubblicano. Dicevo ora che sono democratica. Non dovete sacrificarvi per me. Non mi sacrifico affatto. Quando conosco un bell'uomo, condivido immediatamente le sue opinioni politiche. Manca un minuto. Sempari, sei qui? No. Perché non è venuto? Che gli è successo? Come fate il vostro lavoro? Bisogna dire qualcosa del Sud stasera. Parlate per esempio della Carolina. Non so, Bruna. Oh, Jeff! Sì? Questo è il miglior Sarasa che abbia mai bevuto. Fammene subito un altro, va caro. Bene, tesoro. Ciao, Greg. Ah, salve, Kay. Pronto per il lancio? Destinazione Casa Bianca. Sì, sì, speriamo, vero? Quanta gente mi ascolterà stasera, Jim? Tra i 15 o 20 milioni. Soltanto? Sufficiente, no? A posto, mancano 20 secondi! Attenzione, attenzione! Spike! Avvertite tutti! Bene! 20 secondi! Mancano 20 secondi, siete tutti pronti allora? Buona fortuna, Grant. Grazie, grazie. Buona fortuna, Grant. Attenzione, 5 secondi! Ladies and gentlemen, we invite you to history. Politica organizzata e pagata non da un gruppo politico, ma da un migliaio di cittadini intelligenti che hanno preso questa iniziativa per fare in modo che la voce del popolo venga ascoltata. Caro, se devo ascoltare molti discorsi, è meglio che mi prepari un altro scara, sì, cara. Ha attraversato questo paese parlando in riunioni pubbliche, nelle fabbriche, nelle scuole, dicendo francamente la sua opinione su problemi riguardanti la nostra nazione, esponendo le sue idee e il suo programma politico. Non era un trafficante che vendeva la sua merce, non era uno dei soliti ambiziosi, era invece un onesto cittadino che compiva quello che considerava suo dovere di patriota. Il risultato? Un consenso pieno di tutti gli uomini comuni, in tutto il paese, spontaneamente, non comandati, centinaia di persone per la propaganda. Dov'è il prossimo presidente? Immediatamente. E questa sera, in più di 400 città americane, uomini e donne sono riuniti per ascoltarci nelle piazze, nelle strade. Zitto, dove hai visto qui? Calma, amico, non voglio proprio vederti preoccupato. Dov'è Mary? Dimmi da lei. Il loro candidato alla più alta. Ah, buonasera a tutti. Tardi come al solito. Con il loro denaro per pagare questa tele. Mi mangerei con gli occhi. Scusate se sono in abito da sera. E non è questo che volete? Mettere il proletariato in abito da sera e noi maniche di camicia. Ma no, non mi date niente, ho bevuto tutto il pomeriggio. Santo cielo, ma dobbiamo proprio ascoltare Lauterbach? I contadini. Ah, così va meglio. Buonasera, Mr. Dyke. Dove siete andato a finire quella sera a Detroit? Vi cercai tanto durante il banchetto? Non ci sono andata. Ma io credevo che foste là per sentire il discorso di Grant. Eri anche tu a Detroit quella sera, Kay? Ma come avete fatto a non vederla, Mary? L'incontrai vicino al vostro appartamento. Vi avevo appena lasciata. No, non l'ho vista a Detroit.
Immagino venisti lì per parlare a Grant del suo discorso agli industriali. Oh, certo, quello che Grant disse quella sera a favore dei prezzi alti fece molto effetto. Bill, non siete d'accordo? Già. Ma veramente... Tu cambiasti Grant a Detroit. Sam, hai ricevuto l'azione finanziaria? Sì, ed è terribile, ma lascia fare a me la parte economica. Oh, buonasera, giudice. Ma bevete con tutte e due le mani buonasera, adesso. Buonasera, Sam. Questi sono per mia moglie. Ah. Sam, a voi. Ah, vengo subito. Scusate. Dolcetta, già che i discorsi vanno per le lunghe, eccoti due sarasate. Oh, Jess, sei un tesoro. Datene uno a me, giudice. Ma che cosa state bevendo? Se a Grant piacciono i prezzi alti, voglio diventare un po' altice anch'io. Ma è dinamite quella. Peccato non averne avuto a Detroit. Jim, vorrei dirvi una cosa. Jeff, caro, preparamene un altro subito. Sì, tesoro. Ne fate un altro anche a me, giudice. Ma certo, tesoro, voglio dire signora. Dio mio, com'è forte, vero? Certo che lo è. Cosa c'è dentro? Oh, non so. Voi volete dire che lo bevete da lì e non sapete come fa? Basta, cara. Basta che mettano allegria. Spero che il signor Matthews si ricorderà di dire qualcosa anche in favore degli italiani. Il loro voto è molto importante. Se voi favorite gli italiani, perderete il voto degli abissini, vero? Ci sono solamente 16 abissini in tutti gli Stati Uniti e di loro 3 soltanto votano. Bene. Allora non occorre più preoccuparsi per l'Abissinia. L'Abissinia? Che cos'è l'Abissinia? Da dove sono venuti questi? Oh, cielo! May, ricordati che devi parlare alla radio. Se questa non fosse casa mia, direi io a lei cosa dovrebbe fare. Certo, in queste elezioni il voto dei polacchi può essere decisivo. Credevo che i polacchi votassero in Polonia. Parlo dei polacchi americani. Si può essere tutte e due? Bevete, bevete. No, sono una spemmia. Perché Grant Matthews ha ben conosciuto ed amato il generoso profumo di questa nostra fresca terra. Le sue mani hanno lavorato il suolo e raccolto i frutti maturi. Grant Matthews, come un altro grande repubblicano, Abramo Lincoln, viene dalla terra e dal popolo. Non lo dimenticate. Egli sa che una prosperosa, protetta e produttiva agricoltura... Signora Draper, tocca a voi, prego. Sono pronta. Sara, ma tanto per il presidente. Oh, Mary, ma cosa fate? Dovete presentare Grant alla radio. Non c'è Kate, preferisco stare già con presidente. Niente affatto, dovete farlo voi. Non pensate alla figura che fareste fare Grant. Restate qui, bevete un zanzac anche voi. Dio mio. Ma cara, avete sbagliato. Davvero? Sicuro? Sì. E cosa avete detto? Avete detto zanzara. Ma credo di avere parlato bene ai contadini, non oh, pare. Oh, sì, nessuno potrebbe capirli meglio di voi, signor Lotterbach. Ah, grazie, signora Metti. Prego, dite un proverbio che fra cani non si morde. L'ho detta troppo grossa? Mia cara, non ho più riso così da quando mio marito cadde in mare. Ma cosa ti sentite? Oh, mia cara, non so. Non voglio. Venite qui, Bill, ciurlano al manico. Che volete dire? Chi ricatta? Niente affatto. Volete che io parli alla radio e sostenga Matthews, vero? Certamente. Allora aspetta a me nominare i membri dei sindacati operai. Grant non può averlo concesso. La promessa, Jim? Non è vero, dissi solo che voi potevate mettere il veto alle nomine. Preparatevi, Hardy. Voglio prima intendermi con Matthews. Lasciate stare Matthews. I rappresentanti sindacali saranno nominati dagli operai. Se io appoggio Matthews, io voglio avere il controllo delle masse operaie, inteso? Se concedete questo, voglio il controllo dell'agricoltura. Un momento, vorrei dire la mia. Andatevene, Parrish, non vogliamo dell'intruso. Intruso? I quattrini li ho cacciati io e sono i soldi che comandano. Hardy, un minuto solo. Voglio parlare con Matthews prima. Un momento, Spike.
Voi non sareste qui se aveste trovato un'offerta migliore e resterete con noi fino alla fine. Questo è nel vostro interesse, ricordatevelo bene. Deve dirmelo Matthews, è lui il candidato. Sono io che comando qui. Non lo avete ancora capito, Hardy? O mi aiutate o i miei giornali vi rovineranno, sappiatelo. 20 secondi. Decidetevi. Bene. Vado. Vado. In quanto a tutti voi, resterete ai fatti. Grant non deve essere disturbato. Se avete qualche problema, prospettatelo a me. Devo sinceramente riconoscere che non guardi ai mezzi pur di raggiungere il fine. Finora ti sei divertita un mondo, Mary, scherzando e bevendo. Ma adesso la devi smettere. Portate del caffè. Dovrai parlare alla radio per presentare tuo marito al paese. Mamma, mamma, vieni, quell'uomo dice che tocca a noi. Dice che non bisogna aver paura. Io non ho paura, mamma, tu? Giudice, è la vostra ora. Ah, sì, sì, i parenti ascoltano. Anche il nonno è rimasto... Jenny, mettete a letto i bambini. Non parleranno alla radio. Mary, che cosa state dicendo? Cosa volete fare? Un momento. Mary. Santo cielo, Mary. Non parlerà. Mary, non vorrete lasciare che... E non parlo neanche io. Portate quel caffè. Non sono ubriaca, Kai, non più. Da quando ho visto tanti corvi gettarsi addosso a Glenn. E se non bastava quello per farmi riflettere, sono bastati i miei figli. Ma... Non voglio parlare, Glenn, non posso. A milioni di persone io dovrei dire, io so che mio marito è onesto, retto, senza compromessi. Una volta sì l'avrei potuto dire, ora non più. Non dopo che ha conosciuto voi, Jim Canover, e voi, Kator Dye. Tu e la tua pazza ambizione li avete spinto a fare il doppio gioco. Volevi farne un grande uomo, vero, Kay? E non vedevi che lo era già. Ora l'hai ucciso. Non è Glenn Matthews che quella gente ascolterà stasera, ma la sua ombra, uno spettro, un fantoccio che balbetterà soltanto parole e pensieri non suoi. Avete ucciso Glenn Matthews e questi sono i suoi funerali. Io non vi assisterò. È bello il vostro programma fatto di bugie, di inganno, di corruzione. Alleluia. Non l'avrei creduto. Isterismo, nient'altro che isterismo. È nevrastenica. Ci ha trattato come dei volgari imbroglioni. Che cosa aspettavate che dicesse se non la verità? Quale sarebbe questa? Quella che saprebbe capire anche un bambino. Lei ha il diritto di dire quello che pensa, sono io che voglio così. Grant, tu devi... Devo tenere la nomina, lo so, è quello che vogliono tutti, non è vero? Dov'è Mary? Ora tocca ai bambini. Non parlano più, e neanche Mary. Dita al quartetto di cantare ancora, vieni, siedi qui. Andrai tu al posto di Mary. Leggerai tu il suo discorso. Uno dei bambini sta male. Tu sei amica di famiglia, è caso di forza maggiore. Cambia le parole. Qui. Cancelliamo questo. Non lasciate che Kay vi prenda il polso. Oh, prego, stai. Voi amate Grant. Quella brutta faccia è tutto per voi, Mary. Se non andate subito di là, lo perderete per sempre. Mary, ascoltate quello che vi dice un amico. Grant Matthews vi ama, a modo suo, ma vi ama. Ha preso una strada sbagliata, ecco. Mike! Kay è una stupida. Sta cercando di mettere Grant alla Casa Bianca, l'unico posto dove non lo potrà seguire. E invece voi cercate di tenerlo fuori, fuori dove la caccia è libera e dove Kay può acchiapparlo. Oh, siate intelligente, Mary. Se Grant viene eletto, sarete voi con lui alla Casa Bianca. Volete in un attimo distruggere tutto qui. È troppo tardi, Mike. Va bene, Mary. Credevo l'amasse ancora. Invece si vede che anch'io non capisco più niente. Signore e signori, poi signora Matthews pensa come tutte le mamme che un bimbo ammalato valga più di una trasmissione è rimasta accanto alla sua bambina e Mr. Dyke vi leggerà ora quello che lei vi avrebbe detto. Bene, tutte le donne piangeranno. Questo è l'annunciatore, subito. Grant, seguimi, parlerai subito dopo di me. Ecco fatto, mi avete sentito? Signore e signori, al microfono la signora Matthews. Sono Mary Matthews. Non mi è facile parlare di mio marito alla radio. Debbo però riconoscere che se lo merita, perché è un buon marito e un affettuoso padre di famiglia, come auguro che lo siano tutti i vostri mariti. È magnifica, Grant. Vorrei ora intrattenervi su Grant Matthews come candidato alla presidenza. In lui ho sempre visto un uomo onesto, senza compromessi, senza paura. Un uomo di grande avvenire e di grande esperienza. Mary! Soprattutto il Mary, mio grande un uomo capisci, che dice quello che pensa. Che ti è successo? Cos'è che ti ha cambiato? Io voglio che almeno tu, Mary, rimango a me. Dobbiamo interrompere il nostro programma. Signore e signori, sono Grant Matthews. Siete sono schiacciato per programma. Interrompere il discorso di mia moglie. Ma devo... Interrompete! Voglio parlare, sono io che pago questa trasmissione. Ma lasciate che si scordi. Ma non voglio rimetterci il posto. Ma non capite che ora mi ha riascoltato. Questo è un altro colpo. La signora Matthews, parlando di me, ha mentito dalla prima all'ultima parola. Quando vi ha detto che era un buon marito, un uomo senza compromessi e altre frasi del genere, le parole le ci strozzavano in gola.
Appena pochi minuti fa aveva detto che era un fantoccio pieno di parole e di idee non mie. E mi ha accusato di avere venduto i miei ideali a un gruppo di politicanti corrotti. E aveva ragione. Quella era la pura verità. Perché non Io ho diritto di aspirare alla presidenza quanto ne ha un cane randagio. Sospendete la trasmissione. Sospendete la trasmissione. Ha ragione, sicuro, ha ragione. Lasciatelo parlare. Questa gazzarra adesso la fanno i politicanti, quei puri e intrepidi patrioti che avete ascoltato prima di me. Ora sono offesi e gridano cercando di non farmi parlare. E non posso accusarli perché... Mi avete chiamato politicante corrotto? Aspettate che dica la mia! Datemi quel microfono! Eccolo, prendetelo! Parlate, parlate! Dite che mi avete offerto 900.000 voti degli operai purché vi consegnassi nelle mani i sindacati. I vostri uomini resteranno edificati. E dite anche che facevate un volgare mercato dei voti di tanti uomini in buona fede. Vedrete cosa farò dei vostri stabili. Non farete un bel niente alle mie fabbriche. Avanti, fotografate questo altrove. No! Fatemi andare via, Nicola! Via! Fate riguardo! Tu, ce ne sono altri fra voi che vogliono adoperare questo microfono per dire un po' di verità? Voi forse siete meglio degli altri. Si è presentato un operaio per chiedermi se sono meglio degli altri. No, non lo sono, infatti sono molto peggio di loro. Essi cercano di arrivare dove c'è più da prendere, senza un ideale. Io ho prostituito il mio ideale alle loro ambizioni. Non sono stato ingannato, ma mi sono venduto a loro come un soldato di ventura. Io l'ho voluto. Perché ero in buona fede quando ho incominciato la mia propaganda. Mi illudevo che fra me e voi contadini, voi industriali, voi lavoratori, voi cittadini, qualsiasi, di qualsiasi partito fosse possibile intenderci da fratello a fratelli. Credevo cioè di potervi parlare onestamente. Credevo di potervi dire che questo nostro paese è giovane, non vecchio, e quindi in fase di sviluppo. Che ci occorre il coraggio per raggiungere una grandezza superiore a quella da noi mai sognata. Volevo dirvi che questa America è la speranza del mondo, che il segreto del nostro benessere è la libertà e che dobbiamo dividere libertà e benessere con tutti gli altri paesi. Vi volevo anche dire che bisogna affrontare un problema, perché quando i popoli hanno fredde, fame e paura, si riuniscono in greggi terrorizzati ed abbrutiti e diventano facile preda dei dittatori, che promettono pane e libertà e non danno niente. Those are the things I wanted to say to you. Ma ho perso la fiducia in me stesso. Per la paura di non diventare presidente, avevo dimenticato che bisogna sempre dire ciò che si pensa, costi quel che costi. E così, seguendo il consiglio di quei parassiti, mi lasciai convincere che per essere eletto bisognava agire fino al più basso denominatore, invece che al più alto. Alimentare l'odio di ogni classe e razza, risvegliando i più bassi istinti umani. Ho usato mia moglie, i miei figli, i miei amici. Tutta la mia campagna è una frode. Questa non è la conversazione intima, amichevole, che gli organizzatori vi avevano promesso. Questa trasmissione non è che un affare commerciale e basta. Ho speso oltre 200.000 dollari per la propaganda della mia campagna elettorale, pur di poter ottenere la candidatura alla presidenza. Diventai un Al Capone della politica, ma dimenticai una cosa. Dimenticai come sono svelti gli americani a smascherare i doppi giuochi e gli imbroglioni. Mia moglie lo sapeva, e io l'ho capito stasera, quando ho preso parte a un comizio a Greatwood. Erano tutti amici miei, che mi conoscevano e mi volevano bene. Ma stasera mi hanno detestato, perché hanno capito che io sono un falso. Ebbene, il mio racconto è finito, signori. E non ne sono orgoglioso. Ero un piccolo uomo chiuso in un carro armato per affrontare soltanto le semplici battaglie della vita. Sono un uomo cui si può dire: medico, cura te stesso. E così dichiaro di ritirarmi da candidato alla presidenza. Non perché sia onesto, ma perché sono disonesto. Io voglio scusarmi con tutti gli uomini di buona fede.
che avevano fiducia in me. E voglio anche scusarmi con mia moglie. Grant. Ancora prendere o lasciare? Occorre un altro. I saw a man on the cover of Newsweek that I think you and I... Mr. Matthews, Republican headquarters, Paul. They want to know if this means that you're out of politics. No, sto entrando adesso nella politica. Andrò alla convenzione repubblicana e andrò alla convenzione democratica. Aprirò tutte le porte, romperò le finestre, farò entrare l'aria fresca, smaschererò ogni candidato che si comprometterà e perseguiterò ogni votante pigro che non si recherà. Portate via quel dannato microfono. Licenziato. Confermato, non fermato.